Lavori di questa giornata che mi sembra molto, molto importante, sia per i contenuti, ma sia soprattutto per il contatto diretto tra medici e pazienti dedicati, medici dedicati a questa malattia e pazienti. È d'obbligo chiaramente un ringraziamento ad Amici Onlus, ma anche al gruppo dei nostri amici di Bologna che hanno così saputo imperlare un programma operatorio, un programma di sessioni veramente, veramente molto interessanti. Sì, anch'io ringrazio Amici per questo graditissimo invito, ringrazio Gilberto Poggioli, Paolo Gionchetti e Fernando Rizzello per avermi coinvolto in questa moderare questa seconda sessione che doveva essere, diciamo, la sessione delle complicanze, però ci sono alcuni cambiamenti. Sarà anticipata la relazione del professor Silvio Danese sulle linee guida europee sulla gestione della PAUC, che sarà la prima relazione di questa seconda sessione, e poi seguirà la lettura di professore Lionetti sulle indicazioni della chirurgia del paziente pediatrico con colite ulcerosa. Poi attaccheremo con le relazioni della seconda sessione, tranne le ultime due, cioè quella sulla sessualità, concepimento e gravidanza post-chirurgia e il parto nelle pazienti sottoposte a dilio anastomosi che non sono state eliminate, ma passano alla terza sessione. Quindi io direi, a questo punto mi risulta che Silvio Danese, eccolo qua, è in collegamento, quindi passerei subito, senza perdere tempo, la parola a Silvio, che ci parlerà delle linee guida europee sulla gestione della PAUC. A te, Silvio. Buonasera a tutti, grazie Ambrogio e ovviamente grazie amici e grazie a Paolo, Gilberto e Fernando per il cortese invito. Vorrei sapere se vedete le diapositive, adesso le metto in presentazione. Si vedono? Perfetto. Sì, vai. Sì. Allora, in realtà il problema della gestione della PAUC probabilmente va al di là delle linee guida, ma se guardiamo le linee guida della ECCO, e sarò anche se sono in inglese per i pazienti che ci seguono, ma tradurrò tutto, ovviamente prima di tutto è fondamentale fare la diagnosi di PAUCite. E la diagnosi si fa sulla base dei sintomi insieme all'endoscopia e all'istologia. E poi ci sono dei chiari aspetti che sempre dobbiamo valutare in pratica clinica, perché quando un paziente andrà incontro alla chirurgia, molto spesso viene detto ai pazienti che la malattia verrà curata. In realtà ci sono dei fattori che possono predisporre alla complicanza dell'infiammazione che tornerà nella PAUC, e questi fattori sono avere una pancolite, avere la presenza della colangite sclerosante primitiva, essere un non fumatore, avere la sierologia per gli ANCA e ovviamente fare uso dei FANS. Questi sono tutti fattori di rischio per poter avere una PAUCite a seguire. E la diagnosi, come detto, viene fatta sulla base dei sintomi, che significa ovviamente avere più evacuazioni del normale. Ci sono delle scale che noi utilizziamo che si chiamano Pouchitis Disease Activity Index, che sono un indice che in relazione a dei fattori clinici, come per esempio il numero delle evacuazioni, la presenza di sangue, l'urgenza o la presenza di crampi addominali. L'urgenza purtroppo è uno degli aspetti che alterano la qualità della vita dei pazienti in un modo incredibile, insieme ovviamente alla febbre. Più l'apparenza endoscopica, più l'istologia con le biopsie, sono tutti aspetti che ci permettono di dare un punteggio, e questo punteggio viene poi utilizzato negli studi clinici per vedere se i farmaci sono efficaci o meno. E proprio in relazione a questo vi farò vedere una bella novità per i pazienti che ci seguono. Sono dei dati che sono stati appena presentati all'ultimo congresso europeo di gastroenterologia. Ci sono poi tanti tipi di PAUCite. Ovviamente ci sono, e questa è una classificazione più clinica, dipendendo dal fatto che il paziente l'abbia per una breve durata o che sia cronica, a seconda delle meno di 4 settimane o più di 4 settimane. Dipende poi una classificazione in relazione ai sintomi del paziente. Se per esempio ci sono meno di un episodio
di riacutizzazione all'anno, oppure se purtroppo gli episodi diventano più di uno, fino a tre, oppure ci sono quei pazienti che in maniera non sappiamo ovviamente il perché, vanno incontro a paucite cronica continua. E poi ovviamente ci può essere una classificazione anche in relazione a quelli che sono i trattamenti più semplici, che sono gli antibiotici, cioè se i pazienti riescono a rispondere o meno agli antibiotici, oppure se sono dipendenti o se sono refrattari a tale trattamento. E infatti il primo trattamento che facciamo in genere è l'uso di antibiotici che oramai sono nella nostra pratica clinica, come per esempio il metronidazolo oppure la ciprofloxacina. E ovviamente sappiamo tutti che ci possono essere degli effetti collaterali in relazione al tipo di antibiotico che viene utilizzato, oppure in relazione al fatto che alcuni pazienti siano costretti a prendere dei farmaci antidiarroici dovuti al fatto che la continenza e il problema della diarrea alteri e provochi disabilità nella loro qualità di vita. C'è un bellissimo studio, e questo è stato uno degli studi pionieri di Paolo Gionchetti, che ha fatto vedere come è possibile prevenire la paucite con il DSL3 rispetto al placebo. Questo è stato uno degli studi apripista sulla manipolazione della flora intestinale o della batterioterapia, se volete, con l'utilizzo di farmaci, l'utilizzo non sono farmaci ma sono probiotici. Ovviamente i pazienti con paucite cronica, cioè quando falliscono la terapia con gli antibiotici o che hanno necessità di utilizzare altri farmaci a causa dell'inefficienza degli antibiotici, sono affetti da paucite croniche, e molti altri farmaci possono essere utilizzati. In alcuni casi si possono utilizzare combinazioni di antibiotici, ci sono degli studi che fanno vedere che il cortisone può essere riutilizzato, così come abbiamo fatto in passato per la colite quando c'era ancora il colon, in questo caso per esempio con la budesonide o con il beclometasone di propionato. Ci sono degli studi che fanno vedere come i biologici possono essere utilizzati, per esempio ci sono delle belle case series sull'utilizzo degli anti-TNF come l'infliximab o l'adalimumab, ma sempre di più ci sono ovviamente, anche se sono fuori dalle linee guida, anche perché ricordate queste linee guida sono nel 2017, prima che uscissero altri farmaci come per esempio l'ustechinumab. Adesso vediamo case report su ustechinumab, su tofacitinib, e c'è una bella novità che adesso vi farò vedere. Questi sono tutti i lavori messi insieme in quello che i medici chiamano meta-analisi, che significa mettere insieme tanti dati per vedere tutti i farmaci che capacità danno nel management dei pazienti con paucite cronica refrattaria. E vedete come ci sono tantissime opzioni tra gli antibiotici, che rappresentano sempre la prima opzione, così come i farmaci biologici. Nel mantenimento della remissione, anche in questo caso, c'è un bello studio che continua, questa è un'altra meta-analisi, che fa vedere come nella paucite l'utilizzo del VSL3 possa essere efficace. E questo sono, diciamo, tutti i dati, diciamo, degli studi iniziali. Adesso vi faccio vedere la novità, e questo è uno studio che è stato appena presentato e vedremo i dati finali presto pubblicati, l'utilizzo di vedolizumab nei pazienti con paucite cronica refrattaria. Lo studio è uno studio di fase 4 che si chiama ERNEST e rappresenta una bella novità per i pazienti, semplicemente perché per la prima volta in uno studio controllato, che significa contro il placebo, perché so che è una scocciatura il fatto di utilizzare ancora il placebo per gli studi clinici, ma dal punto di vista regolatorio è sempre, soprattutto quando c'è un farmaco che è approvato, l'utilizzo del placebo viene richiesto. Però in questo studio è stato dimostrato per la prima volta come il vedolizumab sia altamente efficace, in verde, lo vedete qui, rispetto al placebo. Vedete che in verde il vedolizumab è in grado di avere un'efficacia del 30% nel breve termine, a 14 settimane, rispetto al 10%
dei pazienti che fanno placebo nel indurre in quel punteggio che vi raccontavo all'inizio, il punteggio di attività della Pauschite, e soprattutto non solo nel breve termine, ma anche nel mantenimento fino alle, a circa 30 settimane. E quindi questi sono dati molto importanti perché dimostrano come un farmaco per la prima volta è stato dimostrato essere attivo. Quindi questo è sicuramente un grosso breakthrough ed è una grossa novità per i pazienti. E infine gli ultimi tre tips, diciamo, è importante per i pazienti affetti da pauciti, che purtroppo rappresentano ancora un challenge, una sfida clinica, riferirsi ai centri ad alti volumi. Ci sono delle cliniche in questi centri che si chiamano Pouch Clinic, che affrontano tutti gli aspetti che oggi sentirete, dalle complicanze, dalle cuffie, a delle cose che sono molto molto atipiche, ma che sono importanti da riconoscere per il management corretto e che ovviamente utilizzano le linee guida più aggiornate. Grazie della vostra attenzione e se ci sono domande sono felice di rispondere. Bene, grazie Silvio, anche per averci portato questa novità del vedolizumab nella Pauschite cronica refrattaria agli antibiotici. Proprio su questo volevo chiederti, ma diciamo il vedolizumab secondo te diventa il farmaco di prima scelta nel trattamento della Pauschite cronica refrattaria agli antibiotici, o comunque in prima linea dobbiamo continuare a utilizzare gli anti-TNF alfa? Allora Ambrogio, questa è una bellissima domanda. In realtà capita spesso che i pazienti che ricevono il vedolizumab siano stati già esposti all'anti-TNF e magari sono andati incontro alla terapia, o addirittura l'altro problema è che capita molto spesso che alcuni di questi pazienti poi sono stati già trattati col vedolizumab per malattia refrattaria, vanno incontro alla colectomia. Oggi l'evidenza ci fa vedere che questo studio sicuramente è efficace nei pazienti naive e che ha un'efficacia molto elevata rispetto al placebo. Quindi il vissuto del paziente, l'anamnesi farmacologica in pazienti, esatto, che hanno già fatto gli anti-TNF-alfa hanno fallito, magari in una condizione diversa alla Pauschite, uno magari opterebbe per il vedolizumab. Prima poi, domanda... scusami se ti interrompo, è anche vero che se la patogenesi della Pauschite è diversa, perché è essenzialmente dovuta a una disbiosi della pouch, il riutilizzo dell'anti-TNF può essere un'opzione, sono sicuro che ci proviamo, perché alla fine le cartucce che abbiamo nel pallottoliere sono 4, quindi il ritentativo, pur di dare qualità di vita al paziente, va fatto. Certo. Allora, prima di passare, di fare una domanda a Gaspar e Solina, volevo sapere se c'era qualcuno dall'aula che aveva qualche domanda da fare. No? Quindi Gaspar, vai. Silvio, intanto grazie del linguaggio che hai utilizzato. Ho visto che ti sei sforzato molto nell'essere il meno tecnico possibile nel linguaggio, nel rispetto dell'audience che abbiamo. Ti sono molto grato per questa sensibilità. Pouch irritabile è una falsa definizione, categoria nosologica o esiste o cosa? No, in realtà è un'entità definita, e anche se in realtà mancano degli studi appropriati sul trattamento farmacologico, in realtà così come il colon irritabile, ma come anche oggi senti la sindrome della vescica irritabile, sicuramente il fatto di avere un'innervazione che in qualche modo può portare il paziente ad avere un discomfort, laddove il paziente dovesse avere dei sintomi e, come abbiamo detto, facciamo l'endoscopia, non abbiamo segni di infiammazione, non c'è assolutamente attività istologica, allora si può provare a trattare come se fosse un colon irritabile e vedere se i pazienti possono avere un beneficio. Bene, direi di chiudere perché ancora c'è molta carne al fuoco. Grazie Silvio. Grazie, un abbraccio a tutti.
Adesso dovrebbe esserci, se la regia me lo conferma, il professor Paolo Lionetti. Eccolo qua. Ciao Paolo. Ciao. Ciao. Che ci parlerà dell'indicazione alla chirurgia nel paziente pediatrico con clitucce rossa. Sarebbe stato meglio prima della chirurgia in età pediatrica, ma ci accontentiamo. Vai Paolo. Grazie Ambrogio, grazie ad amici e grazie ai cari amici di Bologna per aver organizzato questo evento. L'unica cosa che sinceramente io avevo capito che era un congresso medico, invece ci sono migliaia di pazienti collegati, quindi spero di riuscire a usare il linguaggio giusto, perché noi a volte siamo abbastanza difficili e mostriamo immagini che possono impressionare. Comunque, intanto dobbiamo dire subito che la colite ulcerosa in pediatria ha un alto tasso di estensione, cioè una percentuale importante ha una pancolite. Noi vediamo poche proctiti, per esempio, e si calcola che circa il 20% dei pazienti dopo 10 anni vanno incontro a chirurgia. Le indicazioni fondamentalmente nel bambino rispetto all'adulto sono le stesse, però ecco, noi abbiamo un tasso più elevato di attacchi gravi e poi forse abbiamo più spesso il problema, anche se insomma mi è capitato raramente, farò vedere un caso, però di coliti di Crohn che possono essere scambiate per coliti ulcerose e comunque appaiono in un modo all'inizio e poi cambiano nel tempo. Io ho pensato di parlare dei problemi che abbiamo, cioè nel senso, noi pediatri gastroenterologi, uno dei problemi principali è la scelta del chirurgo. Qualche anno fa io fui invitato a fare una relazione all'ECCO sull'indicazione appunto della chirurgia nel bambino, e allora mi feci un'indagine a livello europeo, mandai 123 centri europei di riferimento a chi si riferivano nella chirurgia della colite ulcerosa o in generale dell'IBD quando avevano bisogno, un bambino doveva essere operato. E diciamo che il 22% solamente dei centri si rivolgeva esclusivamente a chirurghi pediatri, e stiamo parlando di centri a grosso volume. I tre quarti dei centri europei utilizzano o il chirurgo colorettale dell'adulto oppure una buona collaborazione fra la chirurgia pediatrica e la chirurgia dell'adulto. E mi ricordo sempre quello che mi ha scritto il collega dalla Svezia, Van Willebrand, che mi disse: noi fondamentalmente non forniamo un sufficiente volume di pazienti al chirurgo pediatro per fare espedienze. Quindi la cosa migliore è una collaborazione fra la chirurgia dell'adulto e quella del chirurgo colorettale dell'adulto e il chirurgo pediatra. Questo non vale per grossi centri che hanno un grosso, quindi è fondamentale centralizzare i pazienti. Dicevo che la colite ulcerosa nel bambino è più frequentemente estesa, abbiamo più alto tasso di attacchi gravi, ma sia chiaro, più della metà dei pazienti con colite ulcerosa invece va bene e ha bisogno solo della melazazina, non ha bisogno di arrivare all'intervento. Però questo è un convegno sulla chirurgia, ho visto poi sulla faucite, quindi insomma bisogna dire che c'è una percentuale importante di bambini che deve ricorrere alla chirurgia e questo non è un fatto che deve essere vissuto sempre in maniera negativa. La cosa importante, ecco, che posso dire a rassicurazione dei pazienti, che adesso ormai abbiamo delle ottime linee guida pediatriche anche di questo gruppo della nostra società europea, si chiama Gruppo di Porto, perché noi ci riuniamo tutti gli anni a Porto, anzi sono 2 anni che non possiamo andarci per colpa del Covid, adesso speriamo a febbraio-marzo di poterci rivedere in questa città, e sono state stilate delle linee guida proprio sul management, sulla gestione della colite ulcerosa pediatrica. Noi usiamo questo indice di attività di malattia, che è estremamente sensibile e utile perché ha un grading molto più esteso, no, rispetto a quello che si usa nell'adulto, e riflette bene l'attività di malattia nella stragrande maggioranza dei casi. Quindi diamo un punteggio che si basa sul numero delle scariche, se le scariche sono notturne, se c'è limitazione dell'attività, se c'è dolore addominale, è il nostro riferimento.
E qualche anno fa è stato pubblicato questo bellissimo lavoro che poi ha portato alla estensione, alla formulazione di queste linee guida, che ci dicono: se noi abbiamo un bambino con un attacco grave di colite, diciamo che abbiamo 5 giorni per dire se il cortisone endovena funziona, nel senso, già 3 giorni, se abbiamo un punteggio sopra un certo limite di 45, dobbiamo essere in qualche modo in allerta che probabilmente il cortisone non riuscirà a risolvere il problema. Se a 5 giorni non abbiamo ancora una situazione di un punteggio elevato, quindi molto scarica e muco ematica, allora bisogna pensare a una terapia di seconda linea. Sono linee guida che si sono diffuse e che quindi, insomma, ci consentono una migliore gestione, anche perché la colite ulcerosa del bambino può anche esordire con un attacco grave, no? E io anzi mi domando oggi se un ragazzino di 12-13 anni che ha una importante diarrea mucoematica e si ricovera in ospedale, se è più frequente un esordio di colite ulcerosa o una colite da salmonella. Non lo so, ho l'impressione che nel nostro paese oggi abbiamo più frequentemente un esordio di colite ulcerosa. Bene, il discorso se falliamo anche con la terapia di seconda linea, qui mi riferisco oggi essenzialmente all'infliximab, però si potrebbe usare ancora la ciclosporina, ma usiamo tutti l'infliximab. Bene, le linee guida ci dicono che a questo punto, se c'è un fallimento della seconda linea di terapia, bisogna andare direttamente alla chirurgia. Poi nelle ultime linee guida, forse in centri ad alto volume selezionati, si può forse tentare una terza linea, ma direi, personalmente la sconsiglierei. E se abbiamo un attacco grave, fallimento degli steroidi endovena, fallimento dell'infliximab, dell'anti-TNF alfa, si va, se siamo in una situazione di attacco grave, alla colectomia. Diciamo, non vado entro questi dettagli chirurgici, anche nel bambino proctocolectomia restaurativa, quindi la costruzione di una pouch, è l'intervento di elezione. Naturalmente la chirurgia nella colite ulcerosa nel bambino non riguarda solo attacchi gravi, ma anche la colite cronica refrattaria, nonostante l'ottimizzazione della terapia immunosoppressiva con biologici. E noi abbiamo il problema del fatto che non abbiamo le indicazioni per esempio per vedolizumab, ustekinumab e tofacitinib, però possiamo utilizzare questi farmaci off label perché abbiamo il conforto che sono farmaci che hanno già l'indicazione dell'adulto quando necessario. Però in questa condizione non si deve insistere troppo, perché anche nel bambino la chirurgia risolve il problema. È meglio vivere con la pouch e questo tipo di intervento piuttosto che vivere con una colite cronicamente attiva. Allora, io direi l'indicazione che dobbiamo dare, perché bisogna collaborare col chirurgo, è la procedura in 3 tempi, soprattutto perché abbiamo molti bambini che arrivano alla chirurgia con sottoterapia steroidea, hanno fatto l'anti-TNF alfa, possono essere defedati, quindi si deve fare l'intervento d'urgenza, colectomia e formazione della pouch. Se il chirurgo ci dice: ma forse io sono bravissimo, posso fare direttamente la ricostruzione, evitiamo al povero bambino l'astomia, no, noi dobbiamo opporci, ma questo non succede più perché i nostri chirurghi sono ben esperti su questo problema e abbiamo una situazione che bisogna mettere in sicurezza e quindi si fa la colectomia, affondamento emocolettale e ileostomia di protezione. Allora, questo è un punto delicato che riprende quel discorso che avevo detto all'inizio, però nelle ultime linee guida c'è scritto chiaramente che la chirurgia della colite ulcerosa in età pediatrica deve essere fatta da centri di grande esperienza che fanno almeno 10 pouch all'anno, perché i centri a grande volume hanno sicuramente un tasso di complicanze molto minore. Sono condizioni che vanno centralizzate e se non si ha la chirurgia pediatrica che ha un grosso volume di pazienti da operare,
si deve collaborare con centri dell'adulto di grande esperienza, che quello che per esempio che facciamo noi al MAI a Firenze. Il dottor Scaringi viene nel nostro ospedale e in collaborazione con i pediatri opera i nostri bambini. Però questo non è la regola, ci sono dei centri sicuramente di chirurgia pediatrica che hanno un grosso volume di pazienti e quindi va benissimo così. Allora, un problema è che può esserci è il fatto che prima di questo tipo di intervento comunque noi dobbiamo escludere la malattia di Crohn, perché ci sono le coliti di Crohn. E l'altro aspetto è la mucosa rettale, che rimane, non deve, perché bisogna avere appunto dei chirurghi esperti, non dovrebbe superare i 2 centimetri, perché quella è comunque colite ulcerosa, che poi dà incontro alla cuffite e vari problemi. Io non salto questo perché mi sembra troppo del dettaglio. Ecco, quando ricanalizzarli? Qui c'è può essere un po' di controversia, perché ci sono dei centri che dicono va bene, noi facciamo la colectomia, l'ileostomia, però poi dopo si aspetta la ricanalizzazione che abbiano raggiunto finita la pubertà. Diciamo, questo non è necessario, in effetti. Ci può essere qualche buon motivo per fare questo, ma non è assolutamente necessario, e questo è anche scritto nelle linee guida, che non c'è motivo di dilazionare la ricanalizzazione. La pouch cresce insieme al bambino e i problemi che ci saranno gli stessi anche dopo, se il bambino o il ragazzo fosse più grande. Io la ileoretto la sconsiglierei. L'altra cosa che vorrei sottolineare è la possibilità di complicanze tromboemboliche, che noi per esempio fondamentalmente pensiamo non possono essere presenti nel bambino, ma non è così, soprattutto nel bambino piccolo ci possono essere delle complicanze tromboemboliche, quindi bisogna fare la prevenzione anche di questo. Quando abbiamo una situazione di malattia attiva, nel bambino piccolo ci possono essere anche trombosi cerebrali. L'altra cosa è la paucite, perché ho visto l'evento è sulla paucite. Abbiamo purtroppo anche nel bambino la prevalenza di questa paucite, però è una cosa che si gestisce bene. Comunque dal 24 al 67% dei pazienti dopo l'intervento possono andare incontro a infiammazione della pouch. Però ecco, vedete, se il centro è ad alto volume la percentuale di paucite è molto più bassa, e io mi domando, ma è proprio una paucite oppure era lasciare 4, 5, 6, 7 centimetri di colite ulcerosa? Quindi è molto importante chi confeziona la pouch e l'esperienza del chirurgo. Non c'è dubbio che i bambini che hanno una colite ulcerosa, una malattia infiammatoria cronica che esordisce molto precocemente prima di 3 anni, hanno tutti, la stragrande maggioranza, una localizzazione colica, e molto frequente, cioè abbastanza frequentemente, si tratta di situazioni refrattarie in cui si va incontro alla colectomia anche precocemente in età pediatrica, e questi pazienti possono poi fare a distanza una infiammazione della pouch, che non è più una paucite ma una prepaucideite, e abbiamo avuto raramente dei casi in cui poi alla fine questa condizione, che anche a livello istologico dopo l'intervento risultava una colite ulcerosa, a distanza di anni si sviluppa un de novo Crohn's disease, cioè una malattia di Crohn, proprio perché probabilmente l'evoluzione, avere un esordio molto precoce, non ti dà la sicurezza al 100% della fatto che non si tratti di una malattia che evolverà in una malattia di Crohn, in una colite di Crohn. Importante il counseling anche da parte del chirurgo pediatra, cioè nel senso spiegare bene alle famiglie cosa si va incontro, e questo è un qualcosa di importante, compreso il supporto psicologico a questi bambini, perché loro stessi devono conoscere bene cosa vanno incontro. Però ripeto, quando si arriva all'intervento, sicuramente poter levare i farmaci, la qualità della vita di questi ragazzi migliora drasticamente,
questa è una nozione che vale per l'adulto, ma vale anche nel bambino, in situazioni croniche attive refrattarie alla terapia medica abbiamo un rimedio che è la chirurgia, che indubbiamente, se fatta bene, migliora enormemente la qualità della vita di questi ragazzi. Vi ringrazio dell'attenzione. Grazie Paolo. Ci sono domande dall'audience? Ne ho io una, Paolo. Tu hai parlato di indicazioni in età pediatrica, sostanzialmente sono le stesse dell'adulto, però forse nel bambino colite ulcerosa cronicamente attiva, lasciamo stare la colite grave, su cui le indicazioni sono ben standardizzate e codificate, nella colite cronicamente attiva trattamento con vari farmaci, steroidodipendente, resistente, eccetera. Non pensi che forse bisogna essere ancora più tempestivi rispetto all'adulto perché questo può condizionare la crescita del bambino? Ma sinceramente la ulcerosa dà raramente dei problemi di crescita, però una forma attiva refrattaria più che per la flogosi di per se stessa, questi bambini non mangiano più per evitare i sintomi. E quindi, e quindi possono avere problemi di crescita. Io ho visto situazioni catastrofiche, è inutile insistere, cioè si trasformano questi bambini. Io ho una ragazzina che recentemente è arrivata truccata, aggiustata, e con la sua ileostomia completamente trasformata da una vita continuamente con farmaci, ricoveri in ospedale. Quindi giustamente, come dici te, bisogna... la tempistica essere quella giusta, e dobbiamo deciderlo noi che gestiamo questi pazienti. Non possiamo pensare che il chirurgo decida lui, noi dobbiamo coinvolgere e dire adesso questa bambina si opera. Ecco, questo è, su questo sono d'accordo, perché poi rinascono sia dal punto di vista fisico ma anche e soprattutto psicologico. Certo. Dopo l'intervento, dico. No, dopo l'intervento la situazione nella stragrande maggioranza dei casi, io ho visto ragazzini che profondamente depressi, che già nel momento dell'ileostomia, dell'avergli levato il colon, migliorano moltissimo come tono dell'umore, giustamente, la qualità della vita migliora, quindi non si deve insistere troppo quando la situazione non va dal punto di vista medico. Senti, c'è una domanda che viene dall'audience, telematica, che è abbastanza intrigante, non c'entra molto con la tua relazione, ma la voglio fare perché tu sei uno a cui piacciono anche queste cose speculative. Il meccanismo di attivazione della pauucite può essere studiato per comprendere come si sviluppa l'infiammazione e le malattie infiammatorie croniche intestinali? Cioè, può essere un modello, visto che lo vediamo nascere, interessante dal punto di vista così della fisiopatologia di queste malattie? Ma io direi assolutamente di sì. Intanto è un qualcosa di diverso, è un'altra malattia infiammatoria cronica, perché noi abbiamo avuto fino ad ora una condizione che riguarda il colon che diventa un problema dell'ileo. Noi sappiamo che, per esempio, nelle FAP questo problema della pauucite è estremamente raro. Mi riferisco a pazienti che non hanno la colite ulcerosa per una polifosi, devono fare la colectomia, costruiscono la pauce e la pauucite. Purtroppo quindi si vede che c'è nelle IBD, comunque c'è compresa la colite ulcerosa, noi abbiamo una particolare reattività del sistema immunitario mucosale, per cui si attiva per l'overgrowth batterico, per l'aumentata concentrazione batterica che si forma nella pauce, poco da fare. Però ecco, per tranquillizzare i genitori dei nostri pazienti e i pazienti, comunque la pauucite è una cosa che si gestisce nella stragrande maggioranza dei casi molto meglio rispetto a una colite ulcerosa attiva. Non so se concordi su questo. Assolutamente sì. Un'altra domanda sull'utilizzo degli antibiotici nella pauucite nei bambini. Come vi comportate con la ciprofloxacina? Sai che è un antibiotico che di solito i pediatri non amano utilizzare nei bambini. Voi come vi comportate? Utilizzate prevalentemente il metronidazolo e la ciprofloxacina la usate solo dopo una certa età, oppure nei casi gravi la utilizzate anche nei bambini che sono sotto i 12 anni? Sinceramente, dopo i 12 anni assolutamente la utilizziamo, anche un po' prima, perché mi sembra che la cipro
offra qualche punto in più rispetto al metro, però anche il metronidazolo assolutamente utilizziamo questo, e anche i probiotici poi dopo il trattamento. Sì, per il mantenimento. Bene, direi, Gaspare, siamo in perfetto orario, grazie ancora al professor Lionetti, speriamo di vederci presto. Andiamo avanti, Gaspare. Io chiedo al professore Lauretti. A proposito di problemi di crescita, di parlarci delle complicanze chirurgiche della pouch. Vai, sì, grazie, sì. Gaspare, grazie Ambrogio. Io lasciatemi ringraziare ovviamente il professor Poggioli, Paolo e Fernando e l'associazione Amici per l'invito, sempre gradito. Allora, come procedo qui? Ah, eccolo qui, scusate. Allora, siamo qui insieme a festeggiare e ad analizzare questi 40 anni e più di vita della pouch ileonale. Mi sembra di poter tirare una prima somma nel dire che in questi 40 anni abbiamo visto tante tante innovazioni e il ruolo di questo intervento si è confermato in questo periodo, anzi credo che si possa essere rafforzato nonostante il gran numero di nuovi farmaci biologici e similari e così via, ma l'intervento rimane sempre un protagonista nell'algoritmo di trattamento dei pazienti con colite ulcerosa. Cos'è successo? Cosa ho fatto? Ce l'ha già fatto vedere Maurizio Coscia, la qualità della vita è più che buona nella stragrande maggioranza dei casi, dei pazienti, però non possiamo nascondere che c'è ancora oggi una percentuale di complicanze post-chirurgiche che possono assumere un'importanza rilevante perché, se non ben trattate, possono condurre al fallimento della pouch, cioè alla necessità di procedere al confezionamento di una ileostomia, quindi escludere la pouch dal transito o addirittura asportare chirurgicamente la pouch. Questa diapositiva è forse ridondante, lo abbiamo già detto mille volte, perché quindi noi possiamo garantire un ottimo risultato funzionale al paziente, c'è bisogno di minimizzare il rischio di queste complicanze e su questo parametro intervengono, lo abbiamo già detto mille volte, la capacità tecnica, l'abilità tecnica del chirurgo, ma anche l'abilità strategica, cioè di scegliere per ogni paziente l'algoritmo di trattamento più idoneo, e questo si basa sulle condizioni del paziente, sulla storia farmacologica, e questo ce lo siamo già ripetuti tante volte. Questo è un po' un elenco piuttosto ricco di quelle che possono essere le complicanze post-operatorie. Vi tranquillizzo, ne tratterò solo alcune, perché per esempio di quelle tardive Fernando Rizzello ci parlerà della ileite, della paucite, Max ci parlerà del trattamento dell'endoscopico e così via. Quindi faremo una rapida carrellata di alcune di queste situazioni. La differenza nelle due colonne è il tempo di comparsa di queste complicanze, cioè le precoci, definite come quelle che compaiono entro i 30 giorni dall'intervento, e le tardive. Ci accorgeremo che sono due entità piuttosto differenti, se non altro per le controversie del trattamento e di conoscenze sull'eziopatogenesi che le rendono un argomento delicato e pericoloso per la qualità della vita dei pazienti. Rapidissimamente le complicanze a breve termine. Qui l'algoritmo di trattamento è meglio definito, ci avvaliamo anche dell'esperienza di tutte le altre di tutti gli altri interventi sphincter saving, ad esempio della chirurgia oncologica. Ci occupiamo solo delle complicanze settiche, cioè della deiscenza anastomotica, della sepsi pelvica e delle fistole precoci, quantificabili intorno al 5-25% degli interventi. Sono importanti perché, se non trattate in tempo e adeguatamente, possono comportare il fallimento della pouch in un numero che vedremo o comunque peggiorare l'outcome funzionale.
Vi dicevo, l'algoritmo è abbastanza definito, abbastanza delineato e si basa soprattutto sull'impatto clinico della complicanza. Voglio dire che se noi abbiamo la comparsa di una fistola Pauci sintomatico, addirittura sintomatica, che sia rilevata solo dagli esami radiologici, beh, qui il trattamento conservativo, che può anche comportare l'opzione di confezionare un'ileostomia derivativa qualora non fosse stato fatto nel tempo chirurgico, di solito, dicevo, si risolvono senza lasciare troppi reliquati. Più complesso invece l'approccio alle fistole che diano un segno clinico di sé, più o meno eclatante, possiamo avere anche della sepsi addominale o pelvica che va aggredita prontamente o chirurgicamente o meglio con un drenaggio percutaneo, TAC o ecoguidato. L'opzione di drenare la sepsi per via transanale, posizionando ad esempio delle sonde di PCR, è un'opzione che non va dimenticata ed offre dei risultati piuttosto incoraggianti. Questo è il trattamento nel caso una fistola cronica esitasse nella formazione di un sinus, e il trattamento si fa con una procedura che si chiama roofing, cioè praticamente ampliare la comunicazione con la pouch avvalendosi di strumenti laparoscopici. Vi dicevo, l'esperienza migliora il risultato, ci sono mille testimonianze di questo dato in letteratura, ho scelto questo articolo che non è nemmeno recentissimo, che ci dimostra allo stesso tempo quello che vi ho detto, che l'approccio sia conservativo che più aggressivo chirurgico ci dà degli ottimi risultati con un mantenimento di una adeguata funzione della pouch nella stragrande maggioranza dei casi. C'è sempre un rischio di fallimento della pouch quantificabile intorno al 10-15%, e questi due grafici ci fanno vedere che però nello stesso gruppo in 20 anni i numeri del rischio di complicanza settica e le chance di sopravvivenza della pouch aumentano in maniera piuttosto sensibile. Non mi occuperò ovviamente di una procedura perendoscopica che in questi ultimi anni sta diventando probabilmente il gold standard, ma ne parlerà Massimo Di Simone, il professor Di Simone, subito dopo, per cui vado subito alle complicanze tardive. Vi dicevo, qui l'argomento si fa un pelino più complesso perché si tratta di un ampio spettro di complicanze che molte delle quali rappresentano delle vere e proprie nuove malattie, ne parlava stamattina il professor Poggioli, nate proprio con l'intervento di anastomosilio anale. Di queste patologie ancora non conosciamo perfettamente l'eziopatogenesi, ci sono delle controversie anche sulla diagnosi istologica e questo spesso influisce sulla comparsa di queste complicanze. Quello che dobbiamo purtroppo dire è che il peso e il rischio di una necessità di abbattimento della pouch in queste situazioni rimane piuttosto sensibile. Allora, vi dicevo, vediamo rapidamente poche situazioni. Della mega pouch è stato già detto qualcosa prima in discussione, è semplicemente un aumento, un incremento volumetrico della pouch. Era opinione piuttosto diffusa e temo che ancora oggi lo possa essere, che una grande pouch avesse una funzione di contenimento di serbatoio aumentato, quindi che potesse migliorare la funzione della pouch. Questo, lo abbiamo visto, non è assolutamente vero, anzi più è grande la pouch, più si svuota con difficoltà. Questo, quindi, un errore tecnico di confezionamento di una pouch sovradimensionata rispetto al corpo del paziente, è una delle possibili cause di mega pouch. Le altre cause possono essere una torsione sul proprio asse che determina un ostacolo del transito, quindi un aumento e una dilatazione della parte prossimale, o la presenza di stenosi del tratto distale che a loro volta determina una dilatazione a monte. La pouch così grande si piega sul suo asse, fa un effetto a clessidra
vedete, questa è una pouch grafia con un mezzo di contrasto idrosolubile, il gastrografin, vedete chiaramente la porzione superiore addominale, la superiore e la inferiore pelvica. Il sintomo tipico è la frammentazione delle evacuazioni, cioè l'evacuazione non avviene in un unico tempo, ma avviene in tempi ravvicinati e in numero superiore alla norma. Questo ha un impatto piuttosto importante sulla qualità della vita. Scusate. E vedete, il consiglio che possiamo dare all'inizio è quello di facilitare l'evacuazione attraverso il posizionamento di sonde per via transanale. Questo però col tempo può risultare insufficiente, la pouch diventa tonica per l'enorme dilatazione, le evacuazioni diventano sempre più difficili, allora l'unica soluzione rimane la redo pouch, cioè il riconfezionamento di una nuova pouch con le difficoltà che ci ha già accennato il professor Poggioli, quindi di andare a prendere dell'intestino e portarlo in basso, necessità di allungare l'apporto vascolare, oppure quella di fare un rimodellamento della pouch, ridurre in volume. Questo è un intervento che può essere tecnicamente più semplice e abbordabile quando parliamo di pouch J. Se invece dobbiamo affrontare delle pouch di conformazione diversa, delle pouch ad S o delle pouch a W, beh, l'intervento diventa più delicato, perché quello che dobbiamo garantire è l'apporto vascolare alla pouch che lasciamo in situ, e questo non è sempre così semplice in questi casi. L'altra entità nosologica, per riprendere Gaspare, che andiamo ad esaminare è la cuffite. Il termine cuffite è stato coniato da Mortensen alla fine del secolo scorso e si riferisce esclusivamente a una condizione di infiammazione del tratto, della mucosa del tratto sottostante l'anastomosi, quindi compresa fra l'anastomosi e la linea dentata, e si riferiva classicamente a situazioni in cui l'anastomosi meccanica veniva confezionata troppo distante dalla linea dentata per incapacità, per prudenza, e questo cuffia rettale residua poteva andare incontro a nuova infiammazione, cioè a ripresa dell'attività della colite ulcerosa, capace di dare dei sintomi anche sistemici, anche con delle manifestazioni extraintestinali. In realtà in letteratura ci sono delle testimonianze di comparsa di cuffite anche in anastomosi manuale, vuol dire che quelle piccole isole che rimangono di mucosa rettale, perché la mucosectomia non garantisce al 100% l'escisione completa, è un passo tecnico abbastanza impegnativo, quindi bastano poche isole di mucosa per dare una manifestazione clinica anche importante, cioè riprende il sanguinamento, l'aumento del numero delle evacuazioni, ma soprattutto ricompare l'urgenza della defecazione, che è probabilmente il sintomo che impatta in maniera negativa di più sulla qualità della vita dei pazienti. Il trattamento iniziale di prima linea è un trattamento topico, somministrazione di unguenti o supposte a base di mesalazina o corticosteroidi. Questo tipo di trattamento, piuttosto conservativo e agile per il paziente, può portare a un successo del 50-70% dei casi. In pazienti resistenti, e ci sono report dell'uso del farmaco biologico per via sistemica, il nostro gruppo ha particolare esperienza, c'è una discreta numerosità di pazienti trattati con iniezioni locali di anti-TNF-alfa, di infliximab. Si tratta di iniezioni che vengono eseguite con dosaggi significativamente minori rispetto alla somministrazione sistemica in vena, una somministrazione che si fa con cadenza mensile in sala operatoria, in anestesia loco-regionale o in sedazione, e abbiamo raggiunto ormai un numero di più di 45 pazienti, credo. È difficile oggettivare
il risultato, vi spero vi fidiate quando vi dico che la soddisfazione dei pazienti dopo cicli di che vanno dai 5, 6 fino ai 10, alle 10 somministrazioni sono piuttosto incoraggianti. In cuffiti che non rispondono anche a questo atteggiamento più aggressivo, il rischio è che le ulcere, l'infiammazione possa approfondarsi fino a determinare la comparsa di fistole. Beh, questo è il quadro più severo che può comportare il rischio di un fallimento della pouch, quantificabile intorno al 10-13%. Anche in questo caso bisogna intervenire in maniera più radicale, un confezionamento di una stomia che è funzionalmente terminale o la redo pouch, con la necessità ovviamente di fare una anastomosi manuale, quindi una mucosettomia e un'anastomosi manuale. Questa è la percentuale in letteratura di successo di questo tipo di interventi, con una funzione che viene mantenuta anche nei pazienti sottoposti a questo tipo di interventi. Vedete, è piuttosto simile. Passiamo al capitolo delle fistole, un capitolo davvero enorme, e diciamo che l'incidenza si aggira intorno al 20%, anche se i numeri in letteratura sono davvero molto eterogenei, e dobbiamo parlare di due categorie, le fistole pouch anali e le fistole pouch vaginali, perché le implicazioni anche sulla qualità della vita sono sensibilmente diverse, e anche il tipo di trattamento presenta delle peculiarità, soprattutto di risposta. Le fistole pouch anali ci impongono come endpoint il controllo della sepsi, questo già potrebbe essere sufficiente. Quindi il drenaggio, e lo vedremo, della sepsi chirurgico, e poi su questa base procedere con altri trattamenti. Nelle fistole pouch vaginali l'impatto sulla qualità della vita delle pazienti è piuttosto importante, e quello che dobbiamo sottolineare è che questo algoritmo che abbiamo applicato anche a questo tipo di pazienti spesso si rivela inefficace. Allora la necessità di approcci chirurgici più aggressivi si impone. È importante, per definire che tipo di approccio chirurgico sia indicato, capire da dove origina la fistola, cioè a che livello è situato l'orifizio interno. Questo può essere a livello dell'anastomosi, allora probabilmente è un problema legato è un problema tecnico legato all'intervento, o potrebbero essere per esempio delle piccole fistole post chirurgiche che non sono state diagnosticate, sono state pauci o asintomatiche per tempo, poi danno segno di sé più tardi. Se invece l'orifizio interno è al di sopra o al di sotto dell'anastomosi, allora qui si parla di ripresa di malattia, come nel caso della cuffite, o addirittura del rischio di un cambio di diagnosi, cioè che quello che avevamo battezzato come colite ulcerosa in realtà è una malattia di Crohn. L'approccio chirurgico per fistole alte è consigliato a domino perineale, per le fistole più basse per via perineale. Allora guardiamo cosa si fa nelle fistole anali. Come vi dicevo, in anestesia locoregionale o generale si fa il drenaggio della sepsi, posizionamento di un setone. In alcuni casi possiamo considerare il confezionamento di una stomia. Dobbiamo ricordare però che il confezionamento di una stomia non è mirato ad aumentare le chance di guarigione. Questo dato è già chiaramente definito in letteratura. Il ruolo della stomia in queste situazioni è quello di migliorare, riducendo l'impatto clinico in maniera significativa, la qualità della vita. Su questa base, vedete, questa è una fistolettomia, una pulizia del tramite fistoloso. Beh, su questa base di tessuto pulito possiamo cominciare tutti i trattamenti che vogliamo intentare. Ancora l'iniezione locale di infliximab, fistole pouch anali, abbiamo un risultato piuttosto incoraggiante, molto meno invece
nelle fistole pouch vaginali come trattamento di per sé. Nel 2000-2010 si è parlato molto del posizionamento di protesi biologiche, cioè di protesi solitamente di forma conica che venivano trascinate nel tramite e fungevano da supporto, da scaffold per la cicatrizzazione. Beh, l'entusiasmo iniziale, parlo soprattutto per le fistole pouch vaginali, si è spento in tempi piuttosto rapidi. Vi faccio vedere questo studio che viene dalla Gran Bretagna, 11 pazienti con fistola pouch anale, dopo 2 anni guarigione zero. Molto più interessante è l'applicazione della medicina rigenerativa nella forma delle cellule staminali o di tessuto adiposo microfratturato, per le ovvie ben note capacità di immunomodulazione e di rigenerazione attribuibile a questo tipo di sostanze. Beh, io vi faccio vedere in letteratura le esperienze su fistole pouch anali o pouch vaginali sono davvero poche, aneddotiche e non hanno ancora un fondamento scientifico affidabile. Questa è la nostra esperienza usando un tessuto adiposo microfratturato iniettato a livello dell'orifizio interno della fistola e associato più o meno al confezionamento di un flap mucoso. Vedete, la stragrande maggioranza dell'esperienza riguarda pazienti con malattia di Crohn, dove il risultato è davvero incoraggiante. Vi ricordo che si tratta di situazioni plurirefrattarie a tanti approcci chirurgici diversi. L'esperienza con fistole della pouch è ancora molto iniziale. I risultati sono incoraggianti, ma su numeri ancora piuttosto piccoli. Allora, come vi dicevo, la fistola pouch vaginale ci dà dei risultati non troppo entusiasmanti, e allora dobbiamo essere più aggressivi. L'intervento, vi faccio vedere, veramente non voglio farvi vedere delle immagini, l'interposizione di muscolo gracile nel setto pouch vaginale, solo per evidenziarvi che, guardate che taglietto piccolino, voglio farvi vedere solo questo e interrompere, che grazie all'abilità dei nostri chirurghi plastici noi possiamo prendere il muscolo gracile dalla superficie mediale della coscia tramite 2 piccole incisioni cutanee sulla superficie mediale della coscia e all'inguine e interporre il ventre muscolare fra la pouch e la vagina. E questo è l'intervento, va sempre protetto con un'ileostomia. Vedete, i risultati sono più che buoni. Nel caso della fistole pouch vaginali raggiunge quasi il 60%. Due parole, ne abbiamo già parlato tanto, sulla malattia di Crohn della pouch. È la comparsa di una flogosi attribuibile alla malattia di Crohn a livello del corpo della pouch o a monte della stessa. La malattia di Crohn può manifestarsi in tutti i suoi fenotipi. I sintomi sono molto simili a quelli descritti per la paucite e la diagnosi non è semplicissima, ci vogliono anatomopatologi, endoscopisti e radiologi super esperti e dedicati. L'implicazione è quella di un rischio in questa categoria di pazienti di fallimento della pouch piuttosto sensibile. Vi faccio vedere questo dato che arriva da una meta-analisi. Se noi confrontiamo i risultati fra pazienti con colite ulcerosa e malattia di Crohn che hanno avuto una pouch, vediamo che le complicanze precoci sono praticamente le stesse. Quello che cambia sono le complicanze tardive, le fistole e le stenosi anastomotiche, e che la qualità della vita è lievemente inficiata nei pazienti con malattia di Crohn. Mentre se andiamo a guardare questo studio che arriva da Cleveland Clinic, abbiamo la conferma che il rischio delle complicanze tardive è aumentato, mentre la qualità della vita nei due gruppi viene riferita come molto simile. Forse gli autori si sono dimenticati di dire che è molto simile nei pazienti in cui la pouch sopravvive, perché vedete, sia nella prima meta-analisi che nello studio che arriva dalla Cleveland Clinic, il rischio di
fallimento della PAUC è piuttosto significativo. Allora si può fare una RedupAUC in questo tipo di pazienti. Luca Stocchi, il mio amico che lavora alla Cleveland Clinic, ci fa notare che la difficoltà tecnica in queste situazioni è significativamente maggiore, c'è sempre bisogno di fare un'anastomosi manuale e che la probabilità di sopravvivenza della nuova pouch è sensibilmente ridotta rispetto alle altre popolazioni. C'è un ultimo particolare: qui abbiamo analizzato tutti i pazienti, ma se noi li dividiamo in base, scusate, al tempo di comparsa della diagnosi, cioè pazienti in cui noi facciamo intenzionalmente una pouch sapendo che hanno una diagnosi di malattia di Crohn, pazienti in cui scopriamo incidentalmente, cioè sul pezzo operatorio della colectomia, scopriamo che quel paziente aveva il Crohn, non la colite ulcerosa, o invece lo scopriamo perché a lungo termine compaiono i primi segni della malattia, compaiono le stenosi, le fistole, beh, il destino è piuttosto diverso di queste tre categorie. Questo è l'esperienza che viene da Parigi, il gruppo di Pagny ci fa vedere che se noi prendiamo dei pazienti con malattia di Crohn che non abbiano stenosi leali, non abbiano fistole, beh, il risultato è perfettamente sovrapponibile a quello di pazienti con colite ulcerosa. Il dubbio è che si tratti davvero di una colite di Crohn e non di una colite ulcerosa, perché una colite di Crohn senza stenosi e senza fistole è piuttosto rara. Se invece noi andiamo ad analizzare tutti e tre i gruppi, beh, vediamo che i pazienti con pouch confezionata intenzionalmente o quelli invece che hanno la diagnosi di Crohn incidentalmente sul pezzo operatorio hanno una chance di sopravvivenza della pouch significativamente maggiore rispetto all'ultimo gruppo, cioè quello in cui le manifestazioni settiche perianali e le stenosi si sono già manifestate. Io sono arrivato alle conclusioni, forse con un pelo di ritardo, vado direttamente alle ultime perché il messaggio riguarda le complicanze a lungo termine. Abbiamo, come avete spero capito, non ne sappiamo granché, abbiamo bisogno di nuovi protocolli, soprattutto con una stratificazione adeguata dei pazienti, cioè di stratificare le varie storie cliniche, le tipologie dei pazienti per avere dei dati più precisi e ovviamente migliorare l'algoritmo di trattamento. E io vi ringrazio, mi scuso per il ritardo. Grazie Silvio. La premessa a questa relazione è evidentemente che il motivo per cui si fa l'ileostomia di protezione è perché poi la morbilità delle complicanze che Silvio con grande puntualità e con grande completezza ci ha esposto. Diciamo che l'ileostomia è il paracadute a una morbilità dovuta a queste cose. A me piaceva rimarcare anche una seconda cosa. Abbiamo visto, Silvio ci ha detto con grande chiarezza nelle ultime slides, che uno dei fattori di rischio della pouch failure è la diagnosi, diciamo, di Crohn e non di rettumito ulcerosa. Da questo punto di vista, il lavoro di Panis portava portava una conseguenza, che spesso, certe volte, la diagnosi di Crohn non è possibile farla esclusivamente, in circa il 50% dei casi, soltanto clinicamente e nel tempo. Volevo chiederti qualche dettaglio in più su quel piuttosto incoraggianti dell'infliximab sulla cuffite. Piuttosto incoraggianti, come dicevo prima, è difficile quantificare se non con l'utilizzo di questionari, che però tu mi insegni hanno anche dei loro limiti e delle interferenze che poi vanno portate via con degli artifici statistici e io non ho ancora questi dati, ci stiamo lavorando. Quello che ti posso riportare è quello che poi si vive quotidianamente col paziente che arriva spesso, forse è un po' crudo, arriva veramente
è brutto dirlo, alla frutta, una qualità della vita spesso molto molto compromessa. Certo. E al termine del ciclo una buona parte, adesso non voglio quantificarla, ma siamo certamente sopra il 60%, una buona parte esce dal protocollo, perché si esce dal protocollo solo quando il risultato in termini morfologici, quindi anche fisicamente, la flogosi si è ridotta e la soddisfazione del paziente ci permettono di concludere il trattamento. Quindi incoraggiante è in circa il 60%, direi, che è molto buono. Grazie Silvio. Silvio, due domande telegrafiche. La prima è: la cuffite è un errore chirurgico? Primo. Secondo, l'ischemia, tu non hai parlato ma l'avevi messa nell'elenco iniziale, no? L'ischemia quando è precoce ed è importante, è chiaro che è un'emergenza, può diventare un'emergenza, eccetera. Ma non pensi che molte delle complicanze che si hanno dopo possono essere effetto di una microischemia, cioè di un intervento che in qualche maniera ha determinato un'ischemia della neopausa? Assolutamente sì, per motivi di tempo, come ho detto, non ho presentato tutti. A proposito dell'ischemia e della cuffite, c'è uno studio di James Wu di alcuni anni fa che riporta aneddoticamente il miglioramento, anzi la risoluzione di quadri di cuffite severa dopo un intervento di adesiolisi. Probabilmente perché liberare la pouch dalle aderenze aveva favorito una rivascolarizzazione, quindi l'ipotesi che tu avanzi è certamente quella fra le più accreditate. È difficile ancora dare dei dati certi. Alcune volte la cuffite potrebbe essere una malattia di Crohn, alcuni la pensano così, però ancora non abbiamo dati certi. È ovvio che clinicamente ad occhio ti dico che molti dei pazienti che arrivano con questo quadro sintomatologico hanno delle cuffie molto alte. Io ho visto pazienti che avevano sopra gli 8-10 centimetri, che non erano proprio ilioanali, ma così erano state definite. Bene, direi di andare avanti. Grazie Silvio. Vai Gaspare. Il professor De Simone ora ci parlerà del trattamento endoscopico delle complicanze chirurgiche della pouch, argomento estremamente interessante e anche abbastanza recente. Grazie. Grazie a voi, grazie all'Associazione Amici, grazie al professor Progioli e agli amici Fernando e Paolo. E grazie, sì, in effetti è molto interessante. Grazie anche a Silvio che ha anticipato molti argomenti, così cerco di recuperare quello che lui ha rubato in maniera... No, perché l'endoscopia, voi sapete che ha fatto molti, molti passi avanti, notevoli passi avanti dal punto di vista tecnologico. Adesso l'industria ci pone degli strumenti e dei presidi che possono far fare dei trattamenti anche abbastanza estremi. Mi occuperò chiaramente delle complicanze, quelle post-chirurgiche e soprattutto quelle meccaniche, non in generale di tutte, perché ovviamente ci dobbiamo dedicare a quelle che sono la parte più organica della cosa, e soprattutto delle fistole, in particolare torniamo al discorso delle fistole, e soprattutto delle stenosi, della pouch, delle altre manifestazioni meccaniche, sono abbastanza infrequenti, rare, e poi anche per motivi di tempo è meglio sorvolare. E parliamo subito di quella che è la prima angoscia del chirurgo e l'ansia del paziente, no? Cioè la formazione delle fistole, che è quella che dà un po' più di preoccupazione e paura. Vedete che le percentuali di incidenza in letteratura sono abbastanza varie e sono rimaste varie anche a distanza di anni, cioè negli ultimi 15 anni tutto sommato l'incidenza non è molto cambiata, non è molto diversa, nonostante gli affinamenti della tecnica chirurgica, eccetera, perché probabilmente sono aumentati i numeri dei centri che se ne occupano, sono aumentate anche le metodiche, si è introdotta la laparoscopia, abbiamo parlato di robotica, non abbiamo ancora dati sulla robotica, sulle complicanze della robotica, però bene o male i dati di incidenza sono sovrapponibili e si attestano intorno al 6% delle casistiche in media. Cosa riguardano? Riguardano prevalentemente il tratto inferiore, cioè quello che è l'anastomosi fra la pouch e l'ano, è la sede più frequente della comparsa di fistole,
che possono anche manifestarsi posteriormente lungo diciamo, l'osso sacro. Più raramente sono le fistole che riguardano invece la sutura lineare, quella verticale della pauce, ancora meno frequentemente sono le fistole che riguardano invece la parte superiore del cul-de-sac della pauce. Noi come possiamo decidere un eventuale trattamento, se è endoscopico, chirurgico, conservativo o altro? Abbiamo determinati parametri che sono quelli classici che riguardano un po' tutti i trattamenti delle fistole post-chirurgiche del tratto alimentare. Chiaramente se ci sono sintomi di sepsi dobbiamo verificare sempre qual è la condizione clinica del paziente. Se c'è o non c'è, nel caso della pauce, se non c'è una presente una ileostomia, e se c'è o non c'è la presenza di una raccolta fluida, se non c'è una raccolta accessuale. Il punto più essenziale è che purtroppo non esistono ancora adesso un algoritmo preciso di come dobbiamo trattare questi pazienti. E questo è il motivo anche di, appunto, di ansia, perché non abbiamo dei dati da portare al paziente di certezze, cioè non gli possiamo dire che con una certa percentuale di casi possiamo ancora dire sì, tot per cento di casi, ma sono molto variabili, quindi per questo non possiamo avere certezze da trasferire al paziente quando gli comunichiamo che c'è stato un problema. Certezze di trattamento ovviamente significa che noi dobbiamo individuare per ogni paziente un tipo di trattamento specifico, e questo ci stiamo venendo con un po' di esperienza, anche perché i numeri fortunatamente non sono di complicanze, non sono molto grandi, quindi è un'esperienza che viviamo di volta in volta, tenendoci aggiornati su quelle che sono le novità tecniche. In generale noi possiamo dire presenza o non presenza di una raccolta sessualizzata o una raccolta comunque fluida, che già impone una diversificazione di trattamento. Ci sono quelle asintomatiche per cui possiamo mantenere un trattamento conservativo, nel senso osserviamo quello che succede, oppure ci applichiamo con la chiusura diretta della fistola, cosa che di solito del distacco di solito non si fa. Quando c'è invece una presenza di una raccolta liquida, comunque di un ascesso, dobbiamo adoperarci. E questa è una regola fondamentale della chirurgia: dove c'è un ascesso bisogna drenarlo. E abbiamo i drenaggi per via radiologica, quelli per via attacco guidato o eco guidata, transcutanei, transglutei o perianali, che vengono utilizzati tuttora in maniera classica, e poi abbiamo dei trattamenti, questi sono gli innovativi, che si possono fare per via endoscopica, e vedremo quali. Tutto questo per ovviare a un probabile reintervento, che come vedete va dal rifacimento dell'anastomosi fino a quel unroofing che ha detto prima il professor Lauretti, fino ad arrivare alla escissione, cioè all'esportazione di tutta la pauce e la stomia definitiva. Noi per ovviare a questo abbiamo diversi, appunto, trattamenti. Abbiamo le clip, la possibilità di mettere queste clip metalliche che sono state sperimentate e indirizzate soprattutto per il trattamento delle emorragie digestive, quindi hanno uno scopo emostatico prevalentemente, ma possono anche affrontare queste immagini e chiudere l'orifizio fistoloso, quando però non c'è una cavità accessualizzata, o comunque non c'è un ascesso, non c'è una cavità. Queste clip che vedete qui in basso, che sembrano proprio delle tagliole da cacciatore, sono un po' più nuove, sono un po' più grandi, danno la possibilità di poter fissare e chiudere degli orifizi più ampi rispetto a quelle tradizionali, ma non c'è grande esperienza in letteratura, c'è soltanto un articolo che riguarda più che altro un'esperienza molto limitata di 8 casi che riguardava la chiusura diretta di una fistola del cul-de-sac della pouch, e con risultati diciamo ottimali in 2/3 dei pazienti. Negli altri casi invece si è dovuto tornare alla chirurgia. Quindi non sono mai quello che vi presenterò delle tecniche risolutive al 100%, non è possibile, sono un possibile trattamento non chirurgico di risoluzione del problema in un qualche modo. Poi c'è stata la novità alcuni anni fa di questo sistema di drenaggio aspirativo, che è costituito da una spugna in poliuretano, cioè proprio una vera e propria spugna con dei macro pori, collegato con un drenaggio che è collegato a sua volta con un sistema aspirativo, cioè una specie di vacuum, e questo sistema aspirativo, una specie di bottiglia che mantiene un'aspirazione continua nel tempo. E questo cosa consente? Innanzitutto di aspirare proprio continuamente e progressivamente la cavità, quindi dei liquidi, del materiale che c'è all'interno della cavità, di far restringere le pareti
della cavità, perché proprio la tiene in aspirazione continua, e poi promuove proprio questa spugna in poliuretano, promuove in realtà il tessuto di granulazione delle pareti stesse, quindi facilita una diciamo, quella che noi chiamiamo come riparazione per seconda intenzione, cioè pian pianino si riduce progressivamente la cavità fino a diventare minima o completamente assente. Noi abbiamo iniziato questa procedura alcuni anni fa, nel 2016 abbiamo fatto alcuni casi, i risultati sono pochi casi, abbiamo pubblicato i primi 8 casi dell'esperienza al momento e abbiamo avuto degli ottimi risultati, perché siamo riusciti ad avere una buona risposta in termini clinici. Qui vi faccio vedere velocemente soprattutto questa foto. Questa è diciamo la spugna all'interno della cavità che noi dobbiamo drenare, e questo è il risultato quando noi togliamo la spugna. Ogni volta che togliamo la spugna c'è questo sanguinamento che è propiziatorio per creare tessuto di granulazione e far cicatrizzare più in fretta la cavità. I risultati, vi dicevo, che sono stati buoni per quelli che sono stati i nostri primi casi. Dopodiché dal 2016, quando abbiamo iniziato, questo è entrato un po' nella nostra pratica clinica, affinando anche le indicazioni, perché non è che sia sempre indicato fare l'endosponge. Questi sono i risultati, vedete, di chiusura completa, o in alcuni casi è rimasto un piccolo orifizio, un piccolo sinus che però non dava nessun problema clinico. Questi dati, adesso in letteratura ci sono altri studi che stanno validando un po' questa impressione che noi abbiamo avuto inizialmente, che questo è uno studio fatto da un gruppo di olandesi. Hanno preso due periodi della loro esperienza, hanno confrontato due periodi, quindi uno studio un po' su coorti, hanno preso 7 anni, 8 anni in cui hanno utilizzato questo endosponge per chiudere le fistole in 18 pazienti, confrontandoli con un altro periodo di uguale tempo, di sempre 8 anni, in cui avevano invece usato prevalentemente dei trattamenti convenzionali, cioè con il drenaggio radioguidato, radiologico. E vedete che i risultati sono queste colonnine blu per quanto riguarda la funzione della pouch rispetto a quella invece della funzione della pouch col trattamento radiologico convenzionale, sono migliori, soprattutto è migliore il risultato nel tempo, cioè hanno un follow-up. Questi del gruppo di pazienti che sono stati trattati con l'endosponge rispetto a quelli che sono di 4 anni di follow-up, rispetto invece ai 13 anni ovviamente di follow-up di quelli trattati con trattamenti convenzionali. Nel 96% dei casi sono riusciti a preservare la pouch contro l'81% invece che avevano fatto il trattamento convenzionale radiologico. Il problema è quello di trattare bene questi pazienti fin da subito. E devo dire che analizzando i nostri ultimi dati, il trattamento endoscopico sembra essere efficace ed effettivo soprattutto quando riusciamo a farlo immediatamente, cioè al momento della diagnosi, il momento in cui riusciamo a diagnosticare che c'è un problema di distacco di fistola dell'anastomosi pouch anale, e sembra che siano adeguati soprattutto quando viene fatto come unico trattamento iniziale. Vedremo un po' se poi i dati verranno confermati. Comunque quello che bisogna evitare è che si crei una cronicizzazione della fistola, cronicizzazione che avviene sempre nel punto posteriore presacrale, dove si possono creare degli ascessi, comunque si formano delle cavità con una struttura fibrosa, di parete fibrosa, che diventa molto difficile poi trattare in maniera conservativa. Questo possono portare a compromissioni, anche manifestazioni cliniche importanti, dal dolore pelvico fino alla osteomielite del coccige e del sacro, quindi a processi infiammatori più importanti, molto, molto delicati, e quindi a dare un fallimento della pouch e necessità di fare un nuovo intervento chirurgico. Su questo argomento in effetti in letteratura ho trovato poco. Noi non abbiamo grandi esperienze con questa che viene, vi dico subito questo, scusate, c'è questo dato. Quando parliamo di chirurgia di salvataggio della pouch, noi abbiamo nella nostra casistica che proprio il distacco e la fistola sono le cause più frequenti per le quali dobbiamo reintervenire sui pazienti. Noi non abbiamo fatto tanti reinterventi
non è stato necessario fare tanti reinterventi di salvataggio della pouch nella nostra casistica. Su 1286 pouch abbiamo fatto solo 30 volte, però nel oltre il 40% dei casi la causa di questo fallimento della pouch era proprio la fistola. Quindi diventa un problema importante. E c'è questa tecnica che è stata ormai da alcuni anni, da una decina d'anni, presentata e portata avanti dal gruppo di Cleveland, che è un po' un roofing fatto per via endoscopica, cioè la messa a piatto della fistola per via endoscopica. La messa a piatto della fistola è una pratica tipicamente chirurgica, lo si fa sempre per tutte le fistole, quindi concettualmente non è sbagliato. Quello che ancora non ci convincono molto sono i risultati, soprattutto a distanza di questa tecnica. Si tratta di tagliare completamente la parete posteriore della pouch e metterla in comunicazione in pratica con la zona presacrale. In questo modo si apre completamente la cavità ascesualizzata o comunque la cavità cronica, mettendola completamente a contatto con la pouch. Questo evita che si formino delle cavità chiuse che poi possono dare ulteriori cronicizzazioni, ulteriori ascesualizzazioni o altro. Sono un gruppo, loro ormai sono tanti anni che fanno questa pratica, l'hanno estesa anche ad altri trattamenti, l'hanno estesa anche all'estenosi da Crohn, quindi sono abbastanza pratici nel farlo, quindi si sentono abbastanza sicuri. Hanno fatto questo studio di confronto, è stato pubblicato 2 anni fa, fra il termine è molto brutto, loro lo chiamano sinusotomia, in realtà è sì, una roofing della pouch, e l'hanno messo in confronto 141 casi, quindi ormai ne hanno fatto un bel numero sostanziale, l'hanno messo a confronto invece con i risultati che si ottengono invece dovendo rifare completamente l'intervento chirurgico. Sono un po' numeri mischiati, perché vedremo che poi ci sono alcuni di questi che sono andati alla chirurgia, che hanno fatto parte dei fallimenti della sinusotomia. Comunque è interessante vedere che in effetti, come vedete, la colonna azzurra a destra fa vedere che il successo immediato del reintervento è del 94% immediato, contro un 53% di quelli fatti per via endoscopica. La differenza sostanziale è che ci sono dei trattamenti che ancora devono essere continuati. Vi dico che su 141 pazienti sottoposti al trattamento endoscopico di questo problema hanno dovuto fare 393 procedure, quindi non è una cosa abbastanza pratica, è una tecnica che va ripetuta nel tempo per ottenere un risultato quantomeno ottimale, ma comunque nel 50% dei casi. Ovviamente le complicanze nel trattamento endoscopico sono significativamente molto ma molto inferiori rispetto a quelle della chirurgia di redù della pouch. L'altra notazione importante, sempre guardando i loro lavori, che poi quando li andiamo a vedere a distanza, loro però non sono riusciti a seguire tutti i pazienti, hanno problemi chiaramente un follow-up su 141 pazienti, hanno un follow-up un po' più lungo, di un anno e mezzo, neanche tanto largo, di 72 pazienti, cioè poco più della metà. Il 23% del gruppo endoscopico ha risviluppato un sinus cronico, così come il 32% di quelli risottoposti all'intervento chirurgico. È un problema grosso, non abbiamo una soluzione unica, dobbiamo decidere di volta in volta, paziente per paziente, qual è la soluzione migliore, ma soprattutto quello che diciamo noi è quello di non sottotrattare i pazienti, cioè non perdere tempo, perché perdere tempo significa cronicizzare sempre di più il processo e avere sempre meno possibilità terapeutiche a disposizione. L'altra situazione di cui invece possiamo fare qualcosa dal punto di vista endoscopico sono le stenosi. Le stenosi, le cause le abbiamo già dette, l'hanno già detto più volte i nostri colleghi. Comunque le stenosi sono essenzialmente a 3 livelli. Quella a livello dell'anastomosi pouch anale è quella meno problematica dal punto di vista clinico, nel senso che si risolve abbastanza facilmente con minima spesa, perché basta fare sì, vado più veloce. Quella della porzione mediale della pouch sono meno frequenti, ma ne ha già parlato professor Lauretti, sono quelle legate o a ischemia o a torsione della pouch. Quelle interessanti sono invece quelle legate all'ansa pre-pouch, o l'imbocco dell'ansa che arriva alla pouch, in poche parole dell'ansa dell'ilio pre-pouch, perché possono avere delle sindrome particolari.
In questo caso si parla di sindrome dell'ansia afferente alla POUCH, ma è una sindrome che non è legata, l'ostruzione non è legata a una stenosi vera e propria organica, ma solo a un difetto funzionale, qualche volta dovuto al fatto che c'è una ridondanza di ileo, di intestino o di una intussuscezione dell'intestino. Anche queste si possono risolvere facilmente con una dilatazione. Invece ci sono dei casi in cui si creano delle vere e proprie stenosi all'orifizio o nel tratto terminale dell'ansa pre-pouch, e questo possono essere trattati. Di solito anche noi li trattiamo con la dilatazione pneumatica, ma anche in questo caso il gruppo sempre di Cleveland propone una stritturotomia. Stritturotomia per via endoscopica significa incidere tutta la parete dell'ansa in maniera tale da aprire la stenosi definitivamente e lasciarla completamente aperta, come si fanno le stritturoplastiche chirurgiche, ok, non a tutto spessore ovviamente. Hanno fatto questo, anche loro hanno fatto questo studio di confronto, hanno trattato 200 pazienti, 40 con la stritturotomia e 160 con la dilatazione pneumatica. Vi faccio vedere velocemente che i risultati a distanza sono bene o male sovrapponibili, cioè le due tecniche ottengono più o meno lo stesso tipo di risultato, con una risoluzione in ottica dell'80-85% a distanza di 3 anni della risoluzione della stenosi e quindi dei sintomi ostruttivi. E la cosa che facciamo è la dilatazione pneumatica, è la tecnica che utilizziamo noi in questi casi, almeno fino adesso, e andando a vedere l'esperienza che abbiamo con l'ileite pre-pouch, vedete che nella nostra casistica sono solo il 4.4% di quel gruppo di pazienti operati di pouch, e vedete che le stenosi, così come le ulcere dell'ansa pre-pouch, sono molto frequenti. Quasi il 50% di questi pazienti con l'ileite pre-pouch presenta una stenosi. E l'altro dato molto importante è che questa ileite pre-pouch è associata nell'86% a una pouchite, quindi è un problema abbastanza complesso. Ma noi dobbiamo risolvere appunto il problema dell'ostruzione legata a questa stenosi. E quello che noi facciamo è appunto fare queste dilatazioni. Vedete, questa è l'ulcera, questo è il tratto stenotico, questo è il pallone che noi utilizziamo per fare le dilatazioni, il pallone che viene gonfiato a certe pressioni. Questo è il risultato immediato, subito dopo la dilatazione, vedete la differenza di lume che c'è, e questa è l'ansa pre-pouch che non ha malattia. Questi sono i casi che rispondono meglio di tutti, perché evidentemente non c'è una malattia, non c'è una ileite vera e propria, non c'è una pouchite, quindi sono i risultati che risultano, sono i trattamenti che risultano meglio. Il discorso del Crohn va sempre escluso, perché invece, al contrario del primo caso, e questi sono i risultati un po' più insufficienti, perché sapete che in effetti quando andiamo a parlare di trattamenti conservativi nella ileite pre-pouch, il dato istologico, della diagnosi istologica finale è fondamentale, perché dove troviamo una colite ulcerosa, che vedete questa riga azzurra, abbiamo risultati migliori anche a molta distanza. Dove abbiamo invece una diagnosi di colite di Crohn o colite indeterminata, abbiamo risultati peggiori, sono queste altre due curve. La differenza è significativa, ma si vede anche all'occhio. Quindi noi abbiamo stabilito questo sorta di programma di trattamento per quanto riguarda la pouchite, cioè la ileite pre-pouch con sintomi ostruttivi. Se c'è una stenosi al di sotto dei 5 cm, noi facciamo la dilatazione endoscopica, che è una dilatazione appunto pneumatica. Se abbiamo il successo, cioè si risolvono i sintomi, continuiamo con col follow-up endoscopico e magari possiamo ripetere nel tempo più volte la dilatazione pneumatica. Se non abbiamo successo, facciamo un trattamento medico spinto. Se non c'è successo, si va alla chirurgia. Perché 5 cm? Perché il pallone ha un difetto tecnico, perché il pallone è lungo 5,5 cm, quindi oltre i 5 cm diventa rischioso, che dovremmo raddoppiare la dilatazione vera e propria. Io per quanto riguarda invece quelle anali, vi dicevo che è una semplice dilatazione anale anche in anestesia generale, risolve il problema delle stenosi anali. È difficile che si facciano queste dilatazioni pneumatiche per quanto riguarda le stenosi del canale anale. E finisco con quello che, come tutti i grandi che sono le linee guida, ogni decisione per scegliere il trattamento migliore per la,
per le complicanze della PAO c'è sempre quello di avere un team multidisciplinare. In questo team io inserirei anche, non prodomia, ma comunque inserirei un endoscopista che non è in grado solo di fare diagnosi, seguire la sorveglianza di questi pazienti e verificare com'è appunto il trattamento, ma un endoscopista che sia in grado anche di poter fare trattamenti terapeutici anche innovativi e quindi avere esperienza nell'endoscopia terapeutica o chirurgica che vi si voglia. Grazie. Grazie Massimo, grazie per averci illustrato queste due alternative che ci sono soprattutto nei sinus posto di scienza anastomotica, vecchia storia con nuove tecnologie, ma credo che sia molto interessante, e d'altra parte confermi il fatto che in questo circo, non vorrei essere offensivo, in questo impegno multidisciplinare in cui siamo impegnati, l'endoscopia assieme a una dozzina di altre specialità, comprese le nostre, siano tutte coinvolte. Ci sono delle domande? Io volevo farti due brevissime domande. La prima, nello studio in cui c'era il confronto tra dilatazione endoscopica e stritturotomia endoscopica, i risultati erano gli stessi, ma le complicanze erano le stesse o c'erano più complicanze nella stritturotomia? Questa è la prima. La prima, ti rispondo velocemente. La cosa strana è che ci sono state più perforazioni nella dilatazione pneumatica che non nella stritturotomia. Probabilmente l'hanno fatta non graduale, l'hanno fatta direttamente a 12, a 18 questo spiega un po' millimetri, e hanno fra tecnici, ovviamente. Ok. Invece mi sarei aspettato il contrario, assolutamente. Più sanguinamenti, perché andava fatta gradualmente, allora l'hanno fatta da. Però mi sarei aspettato maggiori perforazioni nel gruppo delle stritturotomie, le stritture plastiche, invece nelle strutture plastiche hanno avuto più sanguinamenti. La seconda, nel tuo algoritmo hai fatto vedere a meno di 5 centimetri se c'è il fallimento. Tu hai parlato di terapia a oltranza, e come di terapia a oltranza hai parlato in quella oltre 5 centimetri. Ma che cosa intendi? Cioè, voglio dire, se esiste una terapia, prima del trattamento, ma a cosa ti riferivi? Mi riferivo al fatto che questa, a parte che è una parte solo dell'algoritmo, perché l'algoritmo è un po' più complesso, perché nelle ite pre-pauci c'è un po' di tutto. Io avevo preso la parte essenzialmente legata alle stenosi, presenza o non assenza di stenosi. Il problema è che c'è associato una paucite. Allora, si è visto che il trattamento della paucite può migliorare anche, no? Qui ci sono Paolo e Fernando che lo possono confermare, che insomma il trattamento delle pauciti può migliorare anche il discorso infiammatorio a livello del lirio prepauci. Se no l'alternativa è andare solo al trattamento chirurgico, che nel caso di una ileite con stenosi non trattabile, che non risponde al trattamento, può essere anche soltanto una resezione e reimpianto dell'anza. Ok, grazie. Andiamo avanti. A questo punto presentiamo il professor Luigi Sofolo della Fondazione Policlinica Universitaria Agostino Gemelli Roma, che ci parlerà delle complicanze chirurgiche della stomia nella pouch. Bene, buon pomeriggio, grazie a tutti voi di essere qui presenti, grazie ad Amici Onlus per il graditissimo invito e grazie al gruppo di Bologna, al professor Progioli e a tutto il gruppo. Parliamo delle complicanze della stomia della pouch. E in che termini ne parliamo? Parliamo intanto in termini quantitativi. La stomia è un tempo importante nel progetto di costruzione della pouch, perché se escludiamo i casi in cui la pouch viene costruita in un unico tempo, che sono quantitativamente molto pochi, la maggior parte dei pazienti ha un percorso in tre tempi o in due tempi classico, in cui la stomia è parte iniziale del primo tempo dell'intervento stesso. E qual è la ragione per cui sin dall'inizio si è programmato di costruire contemporaneamente alla pouch una stomia, una diverting ileostomy, vale a dire una stomia escludente? La ragione è stato che sin dall'inizio è stato chiaro che nei casi in cui i pazienti non avevano questa stomia escludente, quelli in cui i pazienti vengono operati direttamente senza stomia,
la percentuale di leak anastomotico, vuol dire di descenza dell'anastomosi pauccianale, era di 2,5 volte maggiore, quindi molto molto importante. E leak della stomia significava sepsi o comunque gravità della sepsi. Ed è altra considerazione che è stato, diciamo, un assioma di questo tipo di chirurgia, e sepsi significava immediatamente o nel tempo pouch failure. In pouch failure nel senso che addirittura un quarto dei pazienti che avevano una sepsi pelvica, sepsi per i pouch all'inizio, avevano destinati in un quarto dei casi a una pouch failure completa. E anche tra quelli che riuscivano a mantenere la pouch, i disturbi funzionali in termini di incontinenza, di necessità di uso di pad assorbenti o di vari tipi di medicamenti era molto molto alta. Non solo, ma anche questa è un'altra serie, che è uno studio retrospettivo che viene dal Canada già di un periodo successivo, del 2009, nel gruppo dei pazienti destinati alla pouch failure ancora la sepsi è molto importante, ma non solo è molto importante quantitativamente, ma all'analisi statistica la complicanza settica insieme al Crohn risulta alla multivariata. La multivariata è un processo statistico, diciamo, che riesce indipendentemente da tutti gli altri fattori che potenzialmente possono essere confondenti a determinare quali sono le cause che statisticamente risultano significative nel predire un evento. Bene, alla questo tipo di analisi, quindi alla multivariata, ancora viene confermato che la sepsi pelvica insieme alla diagnosi post-chirurgica di Crohn è il principale determinante per la pouch failure. È chiaro, non solo è il principale variante, ma che la pouch failure, cioè il fallimento di tutto il progetto chirurgico pouch, non solo è più alto, ma è più precoce. Vedete questa curva? Questa è la curva dei pazienti che vanno incontro a pouch failure in funzione del tempo. Il gruppo di pazienti che vanno incontro a sepsi hanno una pouch failure più precoce. E allora, come possiamo fare? Qual è stato il substrato? Cerchiamo di, diciamo, in qualche modo creare qualcosa che profilatticamente ci protegge o dal leak o dalle conseguenze del leak, in particolare dalla sepsi. E questo è la stomia. La stomia però non è a costo zero, si porta dietro tutta una serie di complicanze, chiare sin dall'inizio, evidente sin dall'inizio, ma sin dall'inizio il chirurgo è stato consapevole, meglio portarsi dietro queste complicanze che portarsi dietro le complicanze che poi compromettono l'esito finale della pouch. Vedete, guardate i numeri per prima cosa, sono tutti numeri importanti, riguardano spesso un quarto o un terzo dei pazienti, quindi molto importanti. Tra questi problemi di tipo peristomale della pelle, il prolasso della stomia, l'ernia parastomale, però questi alla fine sono importanti quantitativamente, ma non per l'impatto che hanno sulla vita, perché poi alla fine questa stomia quasi sempre la chiudi, ricanalizzi e quindi non hai più questo problema. Due però sono molto importanti quantitativamente e qualitativamente. Il primo, le alterazioni idroelettrolitiche, se ne è parlato anche stamattina. Importante nel 25% dei pazienti, ma importante anche perché è particolarmente grave. Se ci pensate un attimo a qualche piccolo dettaglio anatomico, la ileostomia escludente della pouch non è come quella che per esempio noi tutti confezioniamo quando facciamo la resezione bassa del retto, perché ci sono molte analogie, ma qui c'è una differenza, e questa differenza è importante perché ci fa percepire quanto è differente la cosa. Noi perdiamo di fatto, rispetto a quello che succede nell'ileostomia terminale, 30, 40, 50, qualche volta 60 centimetri di ileo, di tenue. Quindi abbiamo 30, 40, 50, 60 centimetri in meno per assorbire i liquidi. Ma attenzione, quei 30, 40, 50, 60 centimetri sono molto importanti, perché per esempio sono molto importanti per l'assorbimento degli acidi biliari, per il circolamento epatico degli acidi biliari. Quindi quantitativamente sono molto importanti. Quindi capita spesso, ed è una cosa che dobbiamo sempre, ma noi tutti che ci occupiamo di pouch lo sappiamo, dobbiamo sempre stare attenti a questo, perché questo può dare un'insufficienza renale acuta, che non è poco, che sì, è vero, nella maggior parte dei casi con una terapia di supporto la curiamo, la compensiamo,
ma qualche volta può essere un po' più complessa e comunque comporta un aggravamento dei tempi di degenza, qualche volta un re-ricovero. E poi l'altra costante è la small bowel obstruction, l'occlusione intestinale postoperatoria. Anche qui numeri alti, un quarto dei pazienti, forse di più. Per intenderci quanto questo numero sia alto, nelle stomie escludenti dei pazienti con resezione arteriosa del retto, anche per fare un paragone che ci aiuta a capire, lì l'incidenza delle complicanze sono più basse, sono intorno al 6-7%, quindi queste sono 2-3 volte maggiori. E ancora, non sono le uniche complicanze, perché per esempio nel post-operatorio associati al confezionamento dell'ostomia ci sono alcune altre complicanze, quelle che noi con una classificazione che usiamo molto in chirurgia sono quelle dette di Klein-Dindo di tipo 1 e 2, sono complicanze minori, ma comunque sono complicanze che possono modificare il decorso post-operatorio del paziente. Mentre invece, e siamo di nuovo qui, occlusione e disidratazione, sempre con quel sistema e con quel meccanismo di valutazione dell'importanza, dell'impatto statistico all'esame della multivariata, ancora occlusione e disidratazione sono le complicanze importanti. E d'altro dato ancora, nel tempo, questa siamo tornati un attimo indietro, ma come vedete che alcune affermazioni si sono consolidate in passato e sono rimaste presenti ancora adesso. Questa è una retrospettiva ormai datata, che però già, diciamo, esprimeva i primi 10-15 anni di chirurgia della pouch. E cosa diceva? Cosa viene fuori in questo lavoro che viene dal Mayo Clinic, un centro molto importante per questo tipo di chirurgia? Attenzione! Noi nel tempo successivo all'inizio di questo tipo di chirurgia siamo stati capaci di migliorare queste complicanze in genere della pouch. L'unica su cui non siamo riusciti a incidere in maniera significativa è la occlusione intestinale postoperatoria. Quindi abbiamo detto complicanze importanti e complicanze che non sono solo quelle relative al confezionamento dell'iliostomia, perché prima o poi questa iliostomia dobbiamo pure chiuderla. E quindi anche questa si porta dietro ulteriori complicanze. Anche qui la small bowel obstruction molto meno importante, ma le infezioni di ferite, le ernie parastomali, questo più questo, insomma, c'è un vecchio detto, sono le gocce che fanno poi il mare, cioè è un'ulteriore complicanza successiva. E ancora di quanto sono, abbiamo detto, le più frequenti sono quelle che abbiamo detto, l'infezione della ferita, qualche complicanza settica superficiale, ma sono descritti anche per esempio delle fistole enterocutanee, rare per fortuna, però non proprio piccole. E allora vediamo un po' come abbiamo pensato noi chirurghi di affrontare questo problema dell'astomia. L'astomia ci protegge dalla complicanza l'ictiosepsi, che è una complicanza grave, che noi non riusciamo, sì, per altro verso abbiamo cercato di gestirla meglio, però è una complicanza importante. Vediamo un po' se troviamo qualche caratteristica del paziente che ci fa predire se questo è un paziente che probabilmente andrà incontro a questo tipo di complicanze. E c'è qualche osservazione carina, non so quanto impatto ha sulla clinica, però è interessante. Per esempio, sono più frequenti nei pazienti che sono molto magri, sono più frequenti nei pazienti giovani, sotto i 16 anni. Cambia qualcosa dal nostro punto di vista della programmazione dell'intervento? Probabilmente no, però insomma sappiamolo, in modo che ci prepariamo forse a gestirlo meglio. Questa è un'altra cosa, secondo me, abbastanza carina e simpatica, che esprime, dal punto di vista medico forse non è importante, però testimonia questa ricerca di trovare qualcosa per migliorare questo che evidentemente è stato sempre sentito come un grosso problema. E allora questo lavoro è stato fatto sull'iliostomia della resezione anteriore, ma l'ho messo in slide solo per capire questo problema. Per esempio, qualcuno ha trovato una correlazione significativa tra l'entità della la frequenza, l'incidenza di questo tipo di complicanze e lo spessore del muscolo retto. Questa è un'immagine di risonanza, questo è il grasso, questa è l'astomia, questo è il muscolo retto. Se il muscolo retto è più spesso, quindi se uno ha, non dico gli addominali, ma quasi, probabilmente potrebbe andare incontro a una, sembra statisticamente, secondo le osservazioni di questi autori, andare incontro a una maggiore incidenza di estomia. Ha un impatto sulla clinica? Probabilmente no, però ancora testimonia la consapevolezza che quello delle conclusioni è un problema.
Invece, sicuramente è un problema delle lupiliostomi, dell'ilostomia escludente, non c'è quasi mai nell'ilostomia terminale, ma questo non ci riguarda, perché questo tipo di ilostomia che noi confezioniamo quando costruiamo la faccia è una lupiliostomi. E un altro dato interessante, è tipico o è frequente in quelle situazioni in cui già nel postoperatorio c'è un maximum drainage volume, cioè c'è un'enorme quantità, già dai primi giorni, il paziente che ha un grosso outflow dall'astomia, quantitativamente parlando, è probabilmente destinato ad avere questo tipo di blocco, di small bowel obstruction. Questi autori che hanno fatto questo tipo di osservazione si sono andati un pochettino a cercare qual era la possibile ragione di questo e hanno detto: ricordatevi che queste astomie, ancora una volta, sono molto alte, non sono come sono le astomie della resezione anteriore, e hanno addirittura misurato la pressione all'interno della ileostomia, accorgendosi che la pressione, che normalmente è intorno a 6, 7, 8, è molto più alta. Spiegazione a livello speculativo, niente di dimostrato. Probabilmente in questi pazienti c'è una sorta di onda di marea, io la immagino, in alcuni pazienti più che in altri, ma comunque è un fenomeno molto frequente in questo tipo di ileostomia escludente alta. C'è questa sorta di onda di marea che arriva verso l'astomia e praticamente, diciamo, supera, non so, la capacità dei trombini di scaricare, scusatemi se mi permetto questo tipo di similarità, però proprio non c'è questa capacità di deflusso e quindi genera questa cosa. Questo anche perché questo tipo di occlusione viene definita da qualche autore, due autori in particolare, stoma outlet obstruction o stoma related obstruction, intendendo che è un'astomia un'occlusione intestinale un po' particolare. Tenete presente che in genere si manifesta molto precocemente dopo l'intervento, o abbastanza precocemente dopo l'intervento, e quasi costantemente, quando si fanno le tappe per capire dove è il salto di calibro, non si trova un netto salto di calibro, ma si accorge, in molti casi o nella maggioranza dei casi, che questa dilatazione arriva quasi fino al punto della parete. Quindi è proprio lì che c'è l'ingorgo. E questa è una caratteristica in qualche modo che ha un aspetto favorevole, però ci fa capire in maniera importante di che tipo di ostruzione ci siamo. Perché ha una caratteristica favorevole? Perché nell'esperienza di tutti noi chirurghi, che molto spesso questo tipo di occlusioni intestinali le risolviamo facilmente. Noi mettiamo il classico Foley, il Foley il catetere, è una sorta di catetere vescicali, sblocchiamo l'outflow, sblocchiamo il tombino per intenderci, e risolviamo il problema. Attenzione, questo da un lato significa che non abbiamo bisogno di intervento chirurgico, ma non è detto che lo risolviamo in maniera definitiva. Spesso questo catetere dobbiamo tenere uno, due, tre giorni e il paziente intanto deve stare in parenterale perché non può mangiare. E poi nel momento in cui lo togliamo, uno o due giorni e poi ritorna. Forse si risolve, forse no. Forse deve andare a casa. Qualche volta va a casa col catetere e con la nutrizione parenterale domiciliare e nel frattempo perde peso, perché è chiaro, dice tanto, poi noi lo dobbiamo ricanalizzare, mica ci andremo a mettere una nutrizione parenterale totale e diventa malnutrito. Proprio, insomma, questo aspetto di, tra virgolette, apparente benignità, non è proprio benignità vera, perché si carica dietro una serie di problemi. E molto spesso non è vero, scusate, qualche volta addirittura ci porta ad anticipare un pochettino la ricanalizzazione, che noi chirurghi non amiamo molto la ricanalizzazione precoce, perché esperienza nostra che quando vai a ricanalizzare un paziente precoce, in maniera precoce, c'è sempre un po' di infiammazione che vorresti avere, che magari più in là non hai più, perché c'è ancora un processo attivo di cicatrizzazione. E ripeto, ancora una volta, è più frequente, forse un po' più benigna, ma la benignità è solo apparente. E poi allora dice, vediamo, qualche autore dice, vediamo se posso trovare una soluzione a questo tipo di occlusione che è legata proprio al punto in cui l'astomia esce. Proviamo a metterla a sinistra. Questo è uno studio giapponese, provano a metterla a sinistra. Non cambia assolutamente niente. Stessa incidenza, stessi problemi. Qualcuno addirittura si è messa a suturare, a solidarizzare, a mettere dei punti tra l'anza che va all'astomia alla parete addominale. Vediamo, dico, se la raddrizzo, se ottengo qualcosa. Non cambia niente. E quindi il problema in buona sostanza rimane. Ancora,
forse con la laparoscopia, che ormai è diventata lo standard, l'abbiamo sentito stamattina, forse con la laparoscopia meno cicatrici, meno trauma sulla parete addominale, meno paralisi postoperatoria perché il trauma chirurgico è inferiore, riusciamo ad avere qualcosa di meglio. Ma no, non cambia, la laparoscopia ha sicuramente dei vantaggi su tanti altri aspetti, sui tempi di ricovero, sul dolore postoperatorio, ma non su questo, non cambia assolutamente niente. E allora un altro approccio, se il problema è importante, vediamo di aggirarlo in un altro modo. L'astomia la dobbiamo fare, vediamo se riusciamo ad attaccare il razionale, no? Dell'astomia, vale a dire l'ellicola settisi, forse l'incidenza di LIC non poi più tanto, ma gli effetti della sepsisi. E qual è la strada? Quella che molti hanno indicato stamattina, DOR per primo, quello di essere molto aggressivi nel post-operatorio rispetto alla complicanza LIC e sepsi. Allora, vale a dire, monitoriamo in maniera continua, subcontinua nel post-operatorio dopo aver fatto una pouch, e al primo segno gli mettiamo gli antibiotici, gli facciamo un attacco ed eventualmente li traiamo per via transeglutea con un trattamento molto precoce e molto rapido. Forse cambiamo qualcosa, non nell'incidenza del LIC o nell'incidenza della sepsi, ma nei risultati a distanza, perché probabilmente il danno in termini di sequele e di complicanze a distanza è legato proprio a un effetto di cronicizzazione di questo problema. E tutto questo comunque di fatto ci riporta sempre al problema di prima. Non cambia molto, non cambia molto. Fino a che a un certo punto noi chirurghi sentiamo il bisogno di affrontarlo, e questo è, vengono fuori alcune interessanti pubblicazioni. Questa viene dal gruppo di Lovagno, della Mayo Clinic e di Amsterdam, di Bemelman, che è uno studio pubblicato nel 2016. E dice, ma è veramente così che noi abbiamo veramente bisogno di questa iliostomia? O forse, diciamo, abbiamo un pochettino sopravvalutato l'impatto, o almeno lo abbiamo sopravvalutato perché i dati sono molto vecchi, molto antichi, le cose sono cambiate, la chirurgia è cambiata, questo è vero. E diciamo, retrospettivamente, da questi tre gruppi, viene questo studio su un numero consistente di pazienti, 621 retrospettivo, e vanno ad analizzare il leak rate nei pazienti con stomia escludente e nei pazienti senza stomia escludente. Ebbene, sorpresa, si accorgono che l'incidenza in realtà è più bassa, è uguale, intorno al 16-17%, e soprattutto che le sequele, le complicanze a distanza sono assolutamente uguali. Ma com'è possibile? Che cosa è cambiato? Sono cambiate tante cose, è cambiata la chirurgia, è cambiata l'approccio alle complicanze, ma si stanno, diciamo, in qualche modo facendo avanti degli approcci diversi. Quello che in particolare è il modified two stage. Qual è il substrato del modified two stage, che inizialmente era poco utilizzato, poco strutturato? Quello di separare la fase demolitiva dalla fase ricostruttiva. In buona sostanza, diciamo, noi inizialmente sia nel due tempi che nel primo tempo facciamo la colectomia totale e poi la fase ricostruttiva e la fase ricostruttiva nello stesso tempo. Nel modified two stage separiamo la fase demolitiva, dove ci sono i pazienti più compromessi, i pazienti sottoposti a cortisone, i pazienti sottoposti ad anti-TNF, e la fase ricostruttiva, che è la più delicata, la facciamo dopo 3, 4, 5, 6 mesi, dopo che il paziente ha recuperato peso, è stato svezzato dai farmaci. E questo del modified two stage è un comportamento che almeno in alcune istituzioni è diventato preponderante. Questa è ancora la casistica di Bemelman. Vedete che in vari periodi, dal 2010 al 2015, la parte del subtotal correctum stage, che significa two stage, del modified two stage, è diventata preponderante. E questo cosa significa? Forse una volta che abbiamo ottenuto col modified two stage un miglioramento dei possibili risultati, in un gruppo di questi pazienti possiamo pensare di non costruire la iliostomia escludente, vale a dire
il paziente arriva denutrito, arriva sotto cortisone, beh, gli faccio la subtotal colectomy fest, ci tolgo solo il colon, non lo ricostruisco, aspetto 4, 5, 6, 7 mesi, il paziente riprende peso, riprende i valori di nutrizione, diventano normali, a quel punto e solo a quel punto, quando il paziente è ideale sotto il profilo chirurgico, gli faccio la pouch nelle migliori condizioni possibili, in questo modo rischio basso il leak e posso pensare a evitare l'astomia. È un atteggiamento che si sta, diciamo, che ci sta interessando, ci sta intrigando, non è ancora diventato uno standard, è una strada diversa per cercare di aggirare questo problema. Ci sono in questo senso alcuni studi, alcuni trial, uno è quello questo è uno di quelli che sono ancora in corso e, diciamo, in un prossimo futuro vedremo di assisteremo sicuramente a questa scelta, vale a dire a una scelta, ad una chirurgia che in passato selezionava un gruppo di pazienti molto piccoli che non dovevano essere sottoposti a colostomia, che non dovevano essere sottoposti a colostomia, alla scelta di un gruppo di pazienti che potrebbero diventare una minor quantità proporzionalmente a quelli a cui sottoporre all'astomia. È ancora, diciamo, un discorso subiudice, ma certamente è un discorso su cui avremo una risposta nei prossimi anni. Mi sono molto prolungato. Peccato veniamo, hai visto l'interesse, quanto era interessante la tua relazione. Ci sono domande? No. Grazie Luigi, grazie, è stato un piacere sentirti. Bene, siamo un po' in ritardo, è giunto il momento di Fernando Rizzello. Fernando è un grande amico, come sono amici tutti i clinici e i chirurghi di Bologna, a trattare un argomento di cui loro sono senza indugio quelli che hanno la più grande esperienza in Italia, cioè oltre che ovviamente di chirurgia della colituccia rosa e anche del Crohn, ma anche del trattamento della paucite e dell'ileite pre-pouch. A te Fernando. Grazie Ambrogio, buon pomeriggio a tutti, grazie per la vostra resilienza anche nel rimanere qui in aula o collegati a casa. Ho poco da dirvi sinceramente, perché molte delle notizie che avete sentito, che sentirete da me, le avete già sentite. Provo a ripercorrerle alla Fernando maniera, cercando di essere il più possibile semplice. Prima di tutto vorrei dire qualcosa un pochino di nuovo. Non vanno tutte male le pouch, non vi spaventate con tutte le complicanze che avete sentito. Sono una minima quota parte, sfortunata per l'amor di Dio, ma il messaggio buono del fatto di quello che avete sentito fino ad adesso è che i grossi centri, accanto alla complicanza, cercano e trovano delle soluzioni. Quindi mi sento di rassicurarvi, altrimenti parliamo di un intervento curativo e poi abbiamo fatto una carrellata di tante vicende puntiformi e sfortunate. Io penso che la cosa di cui bisogna parlare al paziente quando iniziamo a proporgli la pouch, e le cose che dobbiamo affrontare sono due. Punto primo, la inevitabilità dell'intervento chirurgico. Se un intervento chirurgico è obbligatorio, è necessario, è indispensabile, non ci stanno paure che tengono, queste l'intervento si affronta. La seconda parte riguarda l'intervento di paucite e poi le varie complicanze che avete sentito affrontare anche dal professor Laureano. Di fatto, che cos'è la paucite? La paucite è un ritorno all'inferno per il paziente, nel mio modo di vedere, perché quando è convinto di aver messo da parte tutto quello che finisce in ite, poi dopo uno dice, sì, cos'è la pouch? E quindi adesso cos'è la paucite? Di fatto questa è la realtà, è un déjà vu brutto, perché è nuovamente un ritorno alla diarrea.
però dobbiamo metterci d'accordo, perché di fatto con la paucite molto spesso si nascondono molte altre situazioni, ed è per questo che mi permetto di offrirvi un piccolo ragionamento. È frequente, non frequentissima. Non è un criterio per dire questo intervento non lo faccio. Non siamo talmente matti da proporvi un intervento chirurgico come quello della costruzione di ilioanastomosi, sapendo che poi dopo vi condanniamo non so a che cosa. Non è un evento frequente ed è causato, l'avete sentito, ve l'ha accennato anche il professor Danese, a tutta una serie di situazioni. Innanzitutto la suscettibilità genetica: il paziente che ha un IBD rimane un paziente che ha un IBD, ha una malattia infiammatoria, non ha più il colon, non ha le manifestazioni cliniche della colite ulcerosa, di fatto però la sua genetica rimane quella. Nessun paziente che fa lo stesso intervento per un'altra malattia peggiore, che si chiama polipossi familiare, sviluppa mai un processo infiammatorio come la paucite. Alla base della paucite ci possono essere delle situazioni particolari, come la stasi fecale. Per questo normalmente io cerco di spiegare ai pazienti: l'obiettivo non è quello di farti andare in bagno come quando avevi il colon, avevi 20 anni, stavi bene. L'obiettivo è quello di gestire la tua vita in termini di qualità. Il gestire la vita non significa andare poche volte in bagno, fare di tutto per andare pochissimo in bagno, perché l'effetto che si ottiene è proprio quello, con la stasi fecale, di avere una sovraccrescita batterica, la pouch si infetta. La pouch è fatta con l'ileo. L'ileo è un organo, si può dire, fighetto. Non è abituato ai batteri, è il colon che è abituato ai batteri. Si deve abituare ai batteri e non li tollera oltre un certo limite. Quindi il numero delle evacuazioni deve essere quello, 4-6 al giorno. L'importante è riuscire a gestire quel numero di evacuazioni. C'entra sicuramente la disbiosi, è un ambiente diverso per i batteri, quindi crescono batteri e famiglie di batteri diverse rispetto al normale. C'entrano i deficit nutrizionali. Avete sentito dalla discussione di Ambrogio con Silvio, è una situazione chirurgica nuova, quindi ci può stare una componente ischemica. Di fatto sembra una recidiva della colite ulcerosa, ma ribadisco, la colite ulcerosa richiede la mucosa del colon. Se c'è mucosa del colon, c'è stato un problema intraoperatorio. Sappiamo ci può essere una malattia di Crohn che non è stata riconosciuta. La domanda che mi sarei aspettato da parte dell'audience, ma non so se è arrivata, è: come faccio ad accorgermene? La paucite normalmente è caratterizzata da un aumento del numero delle evacuazioni. Rispetto a che cosa? Rispetto a quando ci andavo una volta avevo 20 anni? No, rispetto a quella che è la tua normalità. È ovvio che per avere quella normalità non dobbiamo andare a misurare questo nel primo anno. Voi sapete che nel primo anno dalla ricanalizzazione, lo avete sperimentato sulla vostra pelle, il numero delle scariche è tanto, anche perché uno deve fare teaching su come deve imparare, su come deve andare in bagno. Quindi è un diverso numero di evacuazioni rispetto alla propria normalità prima. Stavo bene, ci andavo 6, 7, 8 volte, adesso ci vado 15, per intenderci. La modifica delle caratteristiche delle feci. Sì, prima erano morbide o semiliquide, le tenevo bene, adesso sono diventate liquide, e se la porta del bagno non è aperta rischio di farmela addosso. Poi ci stanno i crampi addominali o il fastidio pelvico, molto frequente nella donna. I crampi addominali, vedete, nella classifica vengono in basso, perché il crampo addominale
io cerco sempre di spiegare, quando c'è un'infiammazione il sintomo principe è la diarrea, non è il dolore. Quando c'è il dolore c'è la complicanza, la stenosi, la substenosi, l'aderenza, la difficoltà alla canalizzazione. Poi vengono, quando questo sistema è molto cattivo e molto aggressivo, vengono i sintomi sistemici come la febbre oppure i sintomi locali come il sanguinamento. Mi basta la clinica per dire oddio, o la paucite. Una clinica ben riconosciuta ci dà il fortissimo sospetto. È ovvio che devo andare, e noi vi chiediamo di andare a fare l'endoscopia, perché l'endoscopia ci fa vedere l'infiammazione della pouch e ci dà una grading, soprattutto nel momento in cui ci stanno delle ulcere profonde della pouch. Ma per fare l'endoscopia dobbiamo infilare un tubo che deve passare attraverso l'anastomosi pouch anale, e quindi quell'anastomosi deve essere transitabile e non ci stanno stenosi, deve andare a monte, come vi ha fatto vedere il professor Di Simone, quindi non ci devono essere stenosi dell'ansa afferente. Quindi questo, dove vi porto con questo ragionamento, che deve farla un endoscopista che conosca la pouch, non la può fare l'endoscopista, punto, perché è una cosa diversa. Idem per l'esame istologico, se vi prendete la curiosità di andare a vedere quali sono gli aspetti istologici della colite ulcerosa, sono questi. È un déjà vu, è un ritornare un'altra volta verso l'inferno. Ma questi su una mucosa dell'ileo, quindi c'è una infiltrazione, un'infiammazione istologica su una mucosa ileale. Tradotta, la dovremmo tradurre come Crohn, ma non è un Crohn. Del Pouchitis Disease Activity Index è un modo per dare un numero e quantificare, perché altrimenti viviamo nella fantasia generale, ma serve anche per poter dire: questo è il mio punto di partenza, faccio il trattamento, ricontrollo e questo è il numero di arrivo. Il Pouchitis Disease Activity Index, questa roba qui, è significativo quando è superiore a 7 punti. Per cui io metto 12, 13, quello che volete, 12 che mi sembra che sia il massimo, no, è il massimo, per cui faccio il trattamento, lo riporto a 3. Bene, gran successo. Faccio il trattamento, lo riporto a 9. No, non è un gran successo. Posso classificarla in mille modi, non vi sto a tediare in base a quanto è grave. L'unica cosa che mi preme sottolineare per quei pazienti che ogni tanto vedo io, sanno che è una domanda classica: attenti alla disidratazione, perché è la disidratazione che vi porta in ospedale. Quindi io capisco che bere significa andare in bagno e quindi molte evacuazioni, ma se non bevi andrai in ospedale perché avrai un'insufficienza renale da disidratazione. I problemi magicamente diventano 2. Ok? Oppure questa forse è più intrigante come classificazione, ossia dobbiamo avere uno storico del paziente. Non possiamo vederlo pat pat, lo rivediamo dopo un po' e lo rivediamo sempre come se fosse perennemente una prima volta, perché se quel paziente è un recidivante o addirittura un continuo e noi lo vediamo da che cosa? Dal suo storico, dalla sua storia clinica, quel paziente non sta andando bene, dobbiamo modificare i nostri trattamenti. Avete sentito, no? Abbiamo pochi dati. La paucite, soprattutto le forme croniche, è una malattia rara. Le pouch sono poche, le pauciti, le infiammazioni sono poche, di un poco, quindi è una malattia rara. Che cosa significa con questo? Che mettere insieme le casistiche con numeri grossi è molto difficile, quindi molto spesso le nostre conoscenze sono empiriche.
se le nostre conoscenze sono empiriche, non è che chi fa la ricerca in Italia, ossia le industrie, visto lo Stato che non interviene, non spinge sulla ricerca, non hanno interesse a fare studi clinici, benvenuti nel mondo delle malattie rare. E per questo che vi dicevano tutti i colleghi che mi hanno preceduto, non abbiamo dati, non abbiamo dati, non abbiamo dati. Perché per fortuna sono poche. Dobbiamo tutelare anche quei pazienti, sappiate che questa è la difficoltà. Avete sentito parlare che la terapia della paucite e la terapia antibiotica, so che molti di voi odiano il metronidazolo, io sono in difficoltà con la ciprofloxacina, moltissime resistenze, effetti collaterali, la ciprofloxacina ha un black box warning, ossia un alert che a noi arriva come medici del ministero che dice state attenti all'uso della ciprofloxacina. Il paziente con la pouch ha il rischio di disidratarsi, quando ti disidrati perdi magnesio, la ciprofloxacina allunga il QTC sull'elettrocardiogramma, non è una buona combinazione, è per questo che io vi chiedo sempre, ma non è che tollereresti il metronidazolo, facciamo un ciclo di metronidazolo, capisco che non è un farmaco facilmente tollerabile. C'è il problema del mantenimento, avete sentito parlare del VSL3, a questo punto ognuno di voi prende una bustina di VSL3, se dovessimo rispettare il lavoro di Paolo del 2003, ammazza quanti anni sono passati, ecco perché è diventato tutto bianco il Gionchetti, mo capisco, si era distratto, sta cercando di capire perché lo tiro in... No, il Gionchetti. Sono passati già tanti anni da questo studio, ma qual è il problema? Che questi erano 9 grammi, quindi bisogna che voi ne prendiate 9 bustine al giorno, vi serve un mutuo, vi serve. Non ci fu mai dato, nonostante e tutti i tentativi di Paolo, la possibilità di fare, sempre per la pochezza dei malati, uno studio di dose finding, per cui noi consigliamo il VSL3 per quello che il paziente riesce a prendere. Ci stanno le forme croniche, ma questo significa, questo ve l'ha già fatto vedere Daniele, se non ve la sto a far rivedere, questo significa che se io ho un paziente che sta male, lo tratto, rista male, lo tratto, rista male, che faccio? Sempre sto giochino? No, devo avere lo storico, per cui dico, aspetta un attimo, com'è che tu non stai mai bene? Devo pormi delle domande. Questa è la serie di condizioni che io devo andare ad escludere. In primis la malattia di Crohn, ne avete sentito parlare, è cambiata la malattia, vero, ma molto raro, molto, molto, molto raro. Molto spesso si tratta di una colite specifica o prima dell'intervento, indeterminata dopo l'intervento, sembra tantissimo una colite ulcerosa e poi evolve verso la malattia di Crohn. Le complicanze che molto spesso si associano al sospetto di malattia di Crohn ve le ha elencate il professor Loretti. Vi ha detto, nel momento in cui questi fanno delle fistole, noi dobbiamo ragionare sempre con la mente libera. E non è facile fare la diagnosi, perché la pouch è una struttura particolare che contiene al suo interno una microflora particolare, per cui la diagnosi diventa estremamente difficile, sia endoscopica che istologica, a meno che improvvisamente non venga fuori la stenosi lontano dalla pouch, lì dove non c'è quel ristagno batterico che noi usiamo come scusa per tutto, e allora lì improvvisamente dobbiamo dire al paziente no, non è una paucite, è una ileite di Crohn. Silvio vi ha parlato della stenosi anastomotica e qui insisto sul concetto del corretto svuotamento della pouch. Se uno va 20 volte al giorno, vi ha detto il professor Loretti, non è detto che sia paucite, perché se è un frazionamento dell'evacuazione, vai 20 volte perché per poterla svuotare 6 volte, perché sotto
si è creato una stenosi, ed è per questo che tutte le volte che facciamo l'ambulatorio congiunto, il professor Lauretti o chi per lui chiede di fare l'esplorazione, uno brontola, 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 ma alla fine serve proprio per contestualmente diagnosticare e in alcune situazioni lì per lì curare la stenosi che normalmente si forma qui sotto nella zona anastomotica. Ci stanno le infezioni. Le infezioni stanno diventando, come voi ben sapete, il problema prevalente di questa società. Addirittura noi stiamo vedendo nella pouch, che è fatta dall'ileo, delle colonizzazioni con il Clostridium, che è un batterio che normalmente è un saprofita della mucosa colica. Perché è cambiata la mucosa? Boh, non lo so. Però questo è il Clostridium, il citomegalovirus, ne vediamo di ogni tipo. Cuffite, ve ne ha parlato Silvio, non sto a tediarvi, e poi esiste la Irritable Pouch Syndrome. È una costruzione anatomica, chirurgica, completamente nuova. L'organismo, voglio dire, ci si deve adattare, e comunque non ci si adatterà mai completamente come se fosse il colon. Come dice sempre Gilberto, non è un trapianto di colon. Se solo pensate al circolo dei sali biliari, vi potete dare mille spiegazioni. È completamente saltata la normale fisiologia, quindi ci può stare un numero elevato di evacuazioni. E una volta che abbiamo escluso tutto e quindi siamo arrivati al termine della storia, per cui dobbiamo dire al paziente è una paucite cronica refrattaria, che cosa possiamo andare a fare? Sempre, sempre, sempre dell'antibiotico? No, è impensabile. Per cui ci sono stati, sempre su piccoli numeri, con le difficoltà con la difficoltà, per fortuna, del basso numero di questi pazienti, tanti suggerimenti a cui qui dovremo aggiungere a questo punto anche lo studio con il vedolizumab. Per il mantenimento ritorniamo poi sempre sulla stessa molecola. E con questo vi ringrazio. Fernando, complimenti, hai fatto un excursus completo, siamo in ritardo, ci sono un sacco di domande dall'audience telematicamente. Se facciamo un gioco che tu rispondi con un sì o un no, con al massimo una risposta di 7 secondi, io te le faccio, se no andiamo avanti. Proviamoci. Alcune sembrano banali, ma banali non sono. È possibile che stare seduti per molte ore al giorno a causa dell'attività lavorativa dello studio possa influenzare negativamente sul funzionamento della pouch? No. Sono in attesa di canalizzazione sin da subito dopo l'intervento per la pouch, perdo feci involontarie, non riesco a rimanere in piedi per tanto tempo perché sento come un peso. Può peggiorare tutto una volta canalizzato? Va controllata bene l'anastomosi ilionale. In attesa di canalizzazione, perdita di feci, infiammazione pouch, si potrebbe tornare indietro rimanendo con il sacchetto e eliminare la pouch? Sì. Perché la paucite si assume l'antibiotico e non la mesalazina? Ci stanno delle esperienze anche con la mesalazina, ma l'antibiotico funziona meglio. Episodi di sanguinamento della pouch possono essere segnali di malattia? Sì. Quali sono i vantaggi di una pouch rispetto a un'ostomia definitiva? La qualità di vita. Quindi, aspetta però, fammi spiegare. Ho risposto a Raffica. Quello che noi diciamo sempre è la pouch ha la finalità del migliorare la qualità di vita del paziente. Non sta curando niente. Migliora la qualità di vita del paziente. Chi è il giudice della propria qualità di vita? L'ho già detto. Il paziente, e quindi deciderà il paziente. Bene, con questo io direi di chiudere, e complimenti a tutti, grazie. I moderatori Giunchetti Poggioli per la terza sessione.
subito. Per quei pochi che sono ancora rimasti, e credo che ci sia una sessione particolarmente interessante, per cui non perdiamo tempo e chiamo subito la professoressa Ricci, che ci parlerà di sessualità, concepimento e gravidanza post-chirurgia. Vai, Chiara. Buon pomeriggio e permettete anche a me di ringraziare tutti quanti gli organizzatori e l'associazione per essere qui con voi. Spero di provare a farvi guadagnare un po' di tempo e nello stesso tempo di essere chiara, e poi se ci rimane qualcosa di insoluto sono qui a rispondere alle vostre domande. Allora, partiamo con il primo capitolo, quello della sessualità, e partirei dalla definizione. L'Organizzazione Sanitaria della Sanità Mondiale definisce la sessualità come quello stato di benessere fisico che però non può prescindere da una valutazione multidimensionale e che quindi fa riferimento alla dimensione fisica, emozionale, sociale, mentale e spirituale. E se noi la trasliamo, per quando parliamo di malattie infiammatorie croniche intestinali, non possiamo non tenere conto di tutto ciò che la malattia in sé comporta e che quindi dobbiamo fare riferimento alle caratteristiche della malattia, all'eventuale presenza di sintomi e ai fattori psicosociali. Queste tre sfere si sovrappongono l'una all'altra e continuano quindi a complicare, a rendere più complessa la situazione. Cosa succede quando quindi proviamo in qualche modo a identificare una situazione di difficoltà, di disfunzione sessuale, in questo caso nelle malattie infiammatorie croniche in generale? La letteratura ci dice che il range è riportato per quanto riguarda il sesso maschile in un tasso che va dal 15 al 25%, mentre quando invece facciamo riferimento alla popolazione femminile è un po' più alto, intorno al 45-60%. Questi dati fanno riferimento a delle informazioni raccolte attraverso dei questionari che possono lasciare anche un po' il tempo che trovano, perché sono questionari che sono stati costruiti e validati, cioè verificata la loro efficacia sulla popolazione generale. In questo senso quindi non possono tener conto di quello che è il mondo del paziente che ha una malattia infiammatoria cronica intestinale e che quindi in qualche modo può portare a delle informazioni non corrette. Questa è soltanto, l'avete vista stamattina, una serie, ma è una raccolta dei dati nella disfunzione sessuale, nella malattia infiammatoria cronica in generale, quindi siamo ancora nell'ambito più generale, dove si è vista che in effetti c'è una certa correlazione e venivano identificati come fattori di rischio l'età, la malattia, malattia intesa come estensione, come attività e come durata di malattia, alterazioni per quanto riguarda il pavimento pelvico, una percezione molto alterata, modificata per quanto riguarda la propria immagine, fattori psicosociali e poi farmaci. Se invece noi, e questo in qualche modo aveva comportato tutta una serie di riflessioni per cui anche le linee guida della ECCO avevano raccolto la necessità di porre questo elemento in uno statement, dove però suggerivano come in effetti i dati sono conflittuali e addirittura negli uomini e nelle donne la funzionalità sessuale non solo sembra essere preservata, ma anche si modifica in senso positivo dopo la chirurgia. Questo è riferito anche al Crohn, oltre che alla colite ulcerosa, quindi in questo senso potrebbe essere che la chirurgia viene vissuta più come una risoluzione terapeutica, ma tanto è. Se invece parliamo dei pazienti operati, cioè del paziente che appunto è stato sottoposto a pouch anastomosi, allora in questo caso la disfunzione sessuale si è cercato di capire perché è un dato che viene riproposto e viene in qualche modo riferito. E tra le possibili cause ritroviamo ovviamente delle lesioni dei nervi, avete visto com'è complesso da un punto di vista anatomico, la regione che si va in qualche modo a operare. Può essere legata a un'ostruzione e compressione legata alle aderenze. Qualsiasi intervento chirurgico purtroppo ha come effetto collaterale la possibilità di sviluppo di aderenze. Immaginate in un contesto come la zona pelvica, dove c'è un'infiammazione protratta, cronicamente presente da molti e molti anni, e dove tutto sommato l'intervento che si sta facendo segue più passaggi. E poi purtroppo delle lesioni anatomiche che possono essere in qualche modo determinate dal momento della resezione del retto. Tutto questo l'avete già sentito anche prima quando parlavamo delle pouch, ha un effetto che è comune, cioè quello di avere dei dati discordanti dalla parte della letteratura. Se parliamo di disfunzione sessuale per quanto riguarda la popolazione maschile,
l'infertilità, la disfunzione sessuale riportata in un range dal 4 al 30%. Questo da una parte di studi. Poi vi sono però altri studi prospettici che ci dicono esattamente il contrario, cioè che si ha un miglioramento della qualità della vita e dell'attività sessuale. Tutto questo quindi porta a una conclusione che poi quella che evidentemente non abbiamo delle evidenze scientifiche sufficienti per arrivare a una conclusione definitiva in questo senso e che quindi sono necessarie altre valutazioni più dettagliate. Per quanto riguarda invece la popolazione femminile, ci sono tutta una serie di fattori di confondimento. Primo fra tutti il fatto che la maggior parte degli studi, per avere dei numeri maggiori, fa riferimento a pazienti con colite ulcerosa e pazienti che hanno una pouch per la policosi familiare. E già questo di per sé è un fattore di confondimento. Tra i fattori di rischio però di sviluppo di disfunzione sessuale sono stati identificati avere una malattia infiammatoria cronica intestinale, l'età superiore a 40 anni e poi tutti quegli indici che in qualche modo confermano una persistenza di non controllo dei sintomi, cioè un aumento del numero di movimenti intestinali, un'attività notturna della pouch e la necessità di terapie per controllare il numero delle evacuazioni. Quindi ancora una comparsa di sintomi che evidentemente finisce per limitare, per ridurre quella che è la normale qualità di vita. E questo ha portato agli autori a definire come in realtà anche in questo caso non si può arrivare a una valutazione, a un messaggio definitivo, perché probabilmente a maggior ragione per quanto riguarda il sesso femminile è un problema che coinvolge componenti psicologiche interpersonali oltre che fisiche e che quindi è tutto molto più complesso. Questa è la meta-analisi pubblicata nel 2014, dove vedete sono le popolazioni di riferimento sono quelle con colite ulcerosa e policosi familiare e tutti gli studi con intervalli di valutazione estremamente diversi, dai 3-6 mesi ai 5 anni, e dove in qualche modo anche le conclusioni erano abbastanza discordanti l'uno con l'altro. L'unico elemento che in qualche modo veniva più frequentemente riportato era la comparsa di dolore durante l'atto sessuale. E in effetti sembra essere il sintomo più comunemente riferito, ma alla fine la maggior parte dei report non sembrano rivelare delle grosse modificazioni in questo senso. La dispareunia, che appunto è la comparsa di dolore durante l'atto sessuale, è riportata nella popolazione femminile dallo 0 al 30%, che può essere una prevalenza elevata. In realtà, dagli studi su popolazione generale, sappiamo che la disfunzione sessuale è riportata nel 43%, e quando andiamo a cercare una valutazione invece più specifica sulla dispareunia, la prevalenza oscilla tra l'8 e il 22%. Quindi, evidentemente, sono dei dati abbastanza sovrapponibili, sono coinvolti altri fattori e che quindi è, tanto per cambiare, un altro campo che deve essere ancora esplorato. Inoltre non sembrava esserci un'associazione con il funzionamento della pouch o con l'eventuale incontinenza sfinteriale. Per cui, per arrivare alle conclusioni di questo primo capitolo, gli uomini sembrano essere meno affetti, ma le donne la dispareunia sembra essere il sintomo più comunemente riferito. In generale non ci sono dei grossi effetti sulla disfunzione sessuale, anzi in alcuni casi questa sembra migliorare dopo l'intervento chirurgico. Il secondo capitolo è quello forse un po' più complesso. Parliamo di concepimento, quindi di fertilità, e la letteratura fa riferimento, guardando le due facce della medaglia, cioè intendendo per numero di gravidanze dopo l'intervento chirurgico la fertilità, oppure l'assenza di gravidanze dall'intervento chirurgico o da dopo un anno di rapporti non protetti come infertilità. Se noi andiamo a vedere quelle che sono le principali cause di infertilità nella popolazione generale, a cui poi aggiungiamo quelle con le malattie infiammatorie cronico-intestinali, ovviamente ritroviamo l'età come elemento più importante, il fumo, ma poi quando andiamo nel sesso femminile ritroviamo purtroppo tutte quelle caratteristiche su base ostruttiva che fanno riferimento a delle lesioni, a delle ostruzioni per quanto riguarda le tube uterine o essere sottoposti a un intervento di iliopouch. E questa è la stessa revisione della letteratura che vi avevo fatto vedere prima quando parlavo invece di disfunzione sessuale, in questo caso riferita alla fertilità. La popolazione è sempre quella mista a cui vi accennavo prima. Le conclusioni in questo caso mostrano come in effetti un certo trend di rischio di non avere una fertilità ridotta effettivamente ci sia. Il tasso di fertilità varia negli studi dal 17 al 98%, però, quindi tutto sommato, appunto, vi sono degli studi dove questo messaggio invece è assolutamente positivo. Lo stesso autori avevano poi raccolto in un'altra tabella
dei lavori che avevano già a loro volta fatto delle revisioni, ovviamente riferite a periodi storici differenti, nel 1966 fino al 2005 o fino al 2011. E indipendentemente dal periodo e prolungando l'intervallo di tempo, il rischio di infertilità sembrava più o meno essere costante, intorno a 3 volte superiore nelle pazienti che andavano incontro a questo tipo di intervento. Qual è il meccanismo che può essere responsabile di questo problema? E ancora l'effetto delle aderenze, soprattutto per quanto riguarda le salpingi, le tube di Falloppio. L'altro possibile fattore di rischio può essere rappresentato da delle lesioni agli organi riproduttivi in corso di dissezione pelvica. Si è cercato poi anche di capire quali potessero essere in qualche modo i fattori di rischio che incidono su questo tipo di problema. E il primo è proprio questo, cioè l'approccio chirurgico attraverso la parotomia rispetto a quella laparoscopia. La laparoscopia protegge da questo rischio. L'altro dato che emergeva in qualche modo era l'intervento chirurgico in giovane età, perché è chiaro che se l'intervento chirurgico in giovane età significa che c'è un intervallo di età riproduttiva che è più ampio, così come ovviamente l'età superiore ai 40 anni, dove invece è per meccanismi esattamente opposti, ovviamente diventa un ulteriore fattore di rischio. Veniva riportato anche a essere stati sottoposti in corso di intervento ad emotrasfusioni, ma anche questo era semplicemente un indice di un intervento probabilmente più complesso, con una malattia che era arrivata all'intervento chirurgico magari in una fase troppo avanzata o particolarmente aggressiva. E questi sono gli statement della ECCO, della linea guida europea, dove appunto si dice che in effetti c'è questo rischio di riduzione della fertilità per quanto riguarda le donne, ma che un approccio laparoscopico riduce questo problema. Analogamente ho riportato a fianco quelle che sono le linee guida invece italiane, chirurgiche, pubblicate nel 2020, dove anche in questo caso si fa riferimento a un impatto della chirurgia sul distretto pelvico per quanto riguarda la fertilità, ma che un approccio laparoscopico riduce questo rischio. E questo invece è un lavoro che è stato pubblicato nel 2017, che intanto ha coinvolto quasi 21.000 pazienti. Ovviamente le POUCH erano molto meno, i pazienti con POUCH erano circa 1.500, ma ha messo a confronto in un lunghissimo intervallo di tempo, 30 anni, pazienti con sottoposti a POUCH rispetto alla popolazione in generale. Ed è andata a vedere poi, a distanza di tempistiche ben determinate, quello che in qualche modo era il rischio di infertilità. E si è visto che, per esempio, nelle donne mantenevano un tasso di fertilità ad un anno dalla diagnosi circa del 65%, che era un valore superiore rispetto a quello della popolazione generale. Quello che però succedeva purtroppo nelle donne è che questo tasso andava progressivamente riducendosi man mano che gli anni passavano. Nella popolazione maschile invece accade esattamente l'opposto. Abbiamo un tasso di fertilità che si riduce a un anno dalla diagnosi, dall'intervento, per poi crescere fino a diventare superiore anche rispetto alla popolazione generale. Questo portava gli autori a dire che si osservava una riduzione per quanto riguarda la fertilità del 40% per quanto riguarda il sesso femminile e un incremento invece del 17% per quanto riguarda il sesso maschile. In realtà non venivano presi in considerazione due dati. Uno, che tutti i pazienti erano stati sottoposti a approccio chirurgico tradizionale, laparotomico, e questo abbiamo visto essere comunque un fattore di rischio aggiuntivo. L'altro è l'età. È chiaro che purtroppo, ahimè, il sesso femminile è più a rischio man mano che gli anni passano ad avere un'infertilità più naturale. E in un intervallo di tempo di 30 anni questo ovviamente è più evidente. Quindi, cercando in qualche modo di raccogliere le idee sul discorso della fertilità, sappiamo che i dati che abbiamo raccolto bisogna tener conto di alcune valutazioni che possono portare a risultati confondenti, perché non sono mai state analizzate in rapporto a quello che è l'età, che è il principale fattore confondente. Non è stato preso in esame il desiderio di maternità, che soprattutto per esempio nelle pazienti con poliposi familiare diventa un dato importante nel timore di trasferire una malattia ereditaria al figlio. Ma soprattutto c'è la variabile legata all'intervallo di tempo. Sappiamo per esempio che la probabilità di gravidanza ad un anno è stimata, in questo lavoro viene riportata intorno al 53%, ma saliva al 76% dopo 6 anni.
E un altro lavoro ci sottolineava come l'infertilità a un anno era del 41%, ma arrivava al 10% dopo 3 anni. Quindi, ancora una volta, così come si diceva della fase di assestamento della POC per quanto riguarda i sintomi, probabilmente anche in questo senso c'è una nuova accomodazione, c'è una nuova restituzione di quella che è una pseudonormalità che porta poi a una differenza anche per quanto riguarda la fertilità. E questa è ancora a conferma del fattore incidente del tempo. In questo studio la possibilità di avere una gravidanza era intorno al 57% a 12 mesi e saliva al 67% a distanza di 2 anni. Quindi, vi dicevo, fattori confondenti rappresentati dall'età, dal desiderio di maternità, dall'intervallo di tempo, dalla concomitante disfunzione sessuale, che può essere anch'esso un elemento limitante, e dall'infertilità volontaria. Tutti dati che sono stati sottolineati da questa recente revisione della letteratura e che addirittura porta gli autori a dire che non siamo capaci di avere delle conclusioni finali a questo riguardo. E anche per quanto riguarda la fertilità, ovviamente la donna va avvisata di questo potenziale rischio, ma dobbiamo essere consapevoli che tutto quello che noi abbiamo in realtà non ha un substrato di letteratura così solido come pensiamo. L'ultimo capitolo è quello della gravidanza post-chirurgica. Questo è lo statement della ECCO riferito alle malattie infiammatorie in generale, dove si sottolinea come l'elemento attività sia quello che in qualche modo è il vero timore, perché la gravidanza ha un decorso assolutamente naturale, è assolutamente normale, ma se la malattia è in remissione. E in questo senso volevo traslarlo nella paziente con intervento chirurgico, perché ovviamente avviene esattamente la stessa cosa se purtroppo in quel momento ha una infiammazione sovrapposta legata alla POC. Durante la gravidanza quello che frequentemente può essere riferito è un aumento della frequenza delle evacuazioni, un'incontinenza alle gastri e alle feci e degli episodi intercorrenti di pauciti. I sintomi sono soprattutto collegati all'aumento di distensione della pressione a livello addominale e sono più frequenti in genere nel terzo trimestre. In genere però la funzionalità della pouch non è garantita e vengono riportate delle alterazioni in una percentuale variabile al 20 o 30%. Tutta la sintomatologia regredisce, almeno nella maggior parte dei casi, dopo il parto. E ancora, incidenza di complicanze in corso di gravidanza sono state riportate soltanto nel 12% dei casi, distribuite a seconda della comparsa in rapporto alla tempistica. La frequenza dell'evacuazione e dell'incontinenza non risentivano in maniera significativa per quanto riguarda la gravidanza e non si osservavano significative alterazioni della funzionalità della POC. E questo è l'ultimo lavoro che vi presento della Mayo Clinic, dove sono 1500 pazienti in un follow-up di 13 anni e dove in qualche modo viene confermato come la funzionalità della POC viene mantenuta, il numero delle evacuazioni è sostanzialmente sovrapponibile sia rispetto al parto, sia nella fase preparto, sia dopo il parto. C'è un occasionale episodio di incontinenza fecale e questi devono essere tenuti in considerazione anche quando poi con il ginecologo e con l'ostetrico si deve in qualche modo optare per la decisione per la tipologia del parto. Non c'è una differenza per quanto riguarda l'outcome funzionale, l'età e la gravidanza non interferivano in nessun modo nel possibile rischio di complicanze legate alla POC in termini di stenosi piuttosto che di infiammazione o di occlusioni. Quindi riporto le considerazioni finali perché davvero conclusioni è difficile averne. Per quanto riguarda la sessualità, i dati non sono univoci, gli uomini sembrano essere meno affetti, e per quanto riguarda le donne invece il sintomo più frequentemente riferito era la dispareunia. In rapporto al concepimento sembrerebbe esserci un rischio di infertilità post-chirurgica, ma sicuramente risente anche della tipologia dell'intervento, la laparoscopia sembra ridurre questo rischio. Per quanto riguarda invece la gravidanza post-chirurgica, il decorso è favorevole, è possibile assistere a una comparsa dei sintomi che però sembrano avere una transitorietà, nel senso che si risolvono al momento del parto, e diventa però fondamentale il counseling pregestionale e preparto in termini multidisciplinari e multidimensionali. E ho finito. Grazie Chiara. Non ci sono domande dal web, c'è qualche domanda qui da sala? Esperienze personali? Non sono d'accordo con te che il problema della infertilità
ampiamente è stata ridotta dall'avvento della laparoscopia, e comunque gli ultimi studi, in effetti, i più recenti dicono che è assolutamente conservata la fertilità nel maggior parte dei pazienti, quindi questo è un dato abbastanza tranquillizzante. Se non ci sono domande, io passerei all'altra relazione, che è la professoressa Giuliana Simonazzi, ci parla del parto nelle pazienti sottoposte a ileoanastomosi, quindi in linea con la relazione. Buon pomeriggio, ringrazio chi mi ha invitato a questo interessante meeting, in particolare professor Poggioli, professor Giochetti, professor Rizzello, e ringrazio l'associazione Amici che ha dato vita a questo meeting. Mi è stato chiesto di parlare del parto nelle pazienti sottoposte a ileoanastomosi. Tra gli obiettivi di questo meeting ho visto quello di incrementare la collaborazione e il confronto fra i diversi specialisti che sono coinvolti nella presa, nella gestione, nella presa in carico di queste pazienti. A questo proposito, una delle domande che probabilmente una paziente, una donna che è in gravidanza si pone è quella di chiedersi da chi deve avere informazioni in merito alla modalità del parto. A questo proposito è stata, questa è un'esperienza che viene dalla California, è una sorta di indagine che è stata condotta, un'intervista a diversi professionisti che appunto sono coinvolti nella presa in carico di queste pazienti. Come vedete ci sono dei gastroenterologi, dei chirurghi generali, anche alcuni ginecologi, e la domanda a cui sono stati invitati a rispondere questi professionisti è stata: in una gravidanza con pouch, quale specialista deve consigliare la donna in merito alla modalità del parto? Allora, che cosa è emerso? Sostanzialmente sia i ginecologi che i gastroenterologi ritengono che siano gli ostetrici, cioè i ginecologi, quelli che devono effettivamente consigliare la donna circa la modalità del parto. Non sono invece d'accordo i chirurghi, che ritengono di essere loro quelli che devono dire, devono consigliare la paziente in merito alla modalità del parto. E cosa dicono sostanzialmente chirurghi, ginecologi e ostetrici, cioè gastroenterologi? Come vedete, i gastroenterologi e i ginecologi OB prevalentemente sono favorevoli al parto vaginale, mentre i chirurghi, più del 50%, prediligono il taglio cesareo. In realtà lo scopo di queste slide non era tanto quello di entrare nel merito appunto di quale sia la modalità del parto migliore, ma di sottolineare come invece sia necessario appunto collaborare e confrontarsi fra le diverse figure professionali che sono coinvolte nella gestione di queste pazienti, al fine di poter consigliare nel miglior modo possibile la donna in gravidanza. Quindi chi deve informare in merito alla modalità del parto? La raccomandazione è quella di fare una valutazione multidisciplinare, una decisione che venga condivisa tra gastroenterologo, chirurgo, ginecologo, ma deve essere presa in considerazione anche quella che è la volontà della donna in gravidanza. E vedremo per quale motivo. Qual è la modalità del parto raccomandata in caso di pouch ileoanale? Come avete visto prima, su tutti gli argomenti in cui non ci sono delle evidenze scientifiche, che sono quelle che noi ricaviamo da degli studi che vengono condotti in maniera molto rigorosa, con dei numeri su casistiche piuttosto importanti, con la possibilità di avere dei gruppi di controllo rispetto a quelli che sono i nostri casi, quindi gli studi che ci forniscono le evidenze scientifiche più forti,
Quando queste mancano, di solito gli esperti sui vari argomenti si riuniscono ed elaborano dei consensi che ovviamente tengono conto, oltre che della letteratura scientifica, dei dati scientifici che, come vi dicevo, spesso sono scarsi, anche di quella che è l'opinione degli esperti. Quindi di solito partecipano a questi meeting professionisti che hanno accumulato grande esperienza nella gestione dei casi. E che cosa dice? Questo è un consensus che proviene dal Canada, quindi per vedere un po' qual è la realtà in giro per il mondo, e sostanzialmente da questo consensus viene, diciamo, che gli esperti suggeriscono di considerare come metodo diciamo preferibile per l'espletamento del parto in queste donne gravide il taglio cesareo, al fine di ridurre i rischi connessi al danno dello sfintere e sempre auspicando comunque un confronto fra ostetrici e ginecologi. Come vedete, però, si tratta di una raccomandazione che si basa su evidenze, cioè su dati scientifici che sono di qualità considerata bassa. Quindi c'è molto il parere si basa molto su quello che è il parere degli esperti, ma non su delle forti evidenze scientifiche. Nella stessa direzione vanno le linee guida dell'ECO, appunto, che avete sentito di cui avete sentito parlare anche prima, e diciamo che a questo gruppo per quanto riguarda le raccomandazioni elaborate nel 2015 proprio su questo specifico aspetto, diciamo che in Europa siamo un po' più possibilisti riguardo a quella che è la modalità del parto. Sicuramente viene raccomandata ancora una volta che la decisione sulla modalità del parto sia il frutto di una discussione che comprende diverse figure, non solo la donna in gravidanza, ma addirittura viene introdotta la figura del partner. Ovviamente il ginecologo, il chirurgo, il gastroenterologo, e perché vengano valutati quelli che sono i fattori di rischio, ma anche i valori della paziente e quelle che sono le evidenze disponibili della letteratura. Quindi si pone l'accento sulla necessità di un consiglio che sia il più possibile specifico per quella determinata paziente, tenendo conto di quelle che sono le esigenze peculiari di una donna in gravidanza, che possono essere diverse da quelle di un'altra donna. In generale, più di recente, ci sono sempre, l'ECO ha emesso delle raccomandazioni in cui viene di nuovo sottolineato che la modalità del parto deve essere il frutto di un approccio multidisciplinare e che dovrebbe essere basata prevalentemente su indicazioni ostetriche. Cioè il fatto che la donna abbia una pouch non rappresenta un'indicazione assoluta all'espletamento del parto mediante taglio cesareo, ma piuttosto un'indicazione relativa. Tuttavia, il cesareo è sicuramente indicato quando la malattia è in fase attiva, cioè una riacutizzazione della malattia, perché a quel punto il rischio che ci possano essere delle lesioni è estremamente più alto. E appunto si sottolinea la necessità che la decisione sia basata su una decisione individuale. Ogni caso dovrebbe essere discusso singolarmente. Perché tuttavia c'è questa propensione nei confronti del taglio cesareo? Abbiamo detto, gli studi non sono molti, sono di piccole dimensioni, spesso mancano dei controlli, ma soprattutto il problema fondamentale degli studi riguarda il follow-up a lungo termine. Quindi sappiamo quali sono le conseguenze del parto vaginale nell'immediato, ma non abbiamo, diciamo, delle casistiche su lungo periodo che poi possono ovviamente andare su quelli che sono gli esiti del parto vaginale, che possono poi andare a interferire con la qualità della vita della donna. E questo è questo è uno studio
in cui, da cui emerge che le donne che hanno partorito mediante parto vaginale hanno presentato un numero più alto di difetti dello sfintere anteriore, così come sono stati rilevati dall'ecografia endoanale, rispetto a quelle sottoposte a taglio cesareo. Inoltre, la qualità della vita risulta significativamente migliore nelle donne che hanno partorito mediante taglio cesareo rispetto a quelle che hanno partorito via vaginale, questo con un follow-up medio di circa 5 anni. Un altro studio che ha valutato in maniera specifica gli effetti del parto vaginale sulla funzione a lungo termine della pouch ha evidenziato come le pazienti con pouch che hanno avuto un parto vaginale operativo significa per cui è stato necessario applicare, ad esempio, nella nostra realtà il forcep non si usa più, ma ad esempio la ventosa ostetrica, oppure è stato necessario eseguire delle manovre che rendessero, facilitassero l'estrazione fetale, come ad esempio l'episiotomia, o le donne in cui si sono avute delle lacerazioni spontanee, vaginoperineali di terzo e quarto grado, quindi con interessamento del retto, oppure c'è stato un prolungamento del secondo stadio del travaglio, ovvero sia della fase espulsiva del travaglio, oppure casi in cui il neonato aveva un peso molto alto, quindi comunque situazioni in cui il parto è in qualche modo stato complicato, si è visto che queste donne hanno presentato esiti funzionali peggiori in termini di continenza fecale a lungo termine, anche in questo caso con un follow-up medio nello studio di circa 7 anni. Una delle preoccupazioni riguarda la possibilità di lesioni occulte dello sfintere anale del pavimento pelvico, che appunto sono quelle poi che danno gli esiti a lungo termine che noi non riusciamo a vedere nell'immediato. Qual è il problema principale? È che noi ostetrici, ginecologi, non siamo in grado di stabilire se quella donna, qual è la probabilità a priori di quella donna di avere un parto complicato in termini di probabilità di prolungamento del secondo stadio, in termini di probabilità che vi possa essere una lacerazione di terzo o quarto grado, la necessità di eseguire una manovra come l'episiotomia, anche se oggi ormai non si pratica praticamente più. Il problema appunto è che ci sono sicuramente dei fattori di rischio, sappiamo che è più probabile nella primigravida piuttosto che in una donna che ha già partorito, è più probabile in una donna in cui la stima del peso del feto è più alta rispetto a un feto normopeso, però in realtà il rischio di lacerazioni va dall'1 al 3% in realtà non è così facilmente, lacerazioni vaginoperineali non è in qualche modo, non è possibile stabilirlo a priori, per cui purtroppo ci sono questi limiti. In sintesi, quello che emerge dai dati della letteratura è che nel breve termine probabilmente il parto vaginale non va ad alterare la funzione della pouch, però i pochi studi che ci sono e che riportano i dati sul follow-up a lungo termine segnalano una possibile associazione fra il parto vaginale e il peggioramento della funzionalità della pouch, che poi si traduce in un rischio di incontinenza fecale, anche sappiamo correlato all'età, e di peggioramento quindi della qualità della vita. Questa è, vi riporto solo una slide sull'esperienza di Bologna, che di recente è stata rivista perché nell'ambito di una tesi di specialità da parte del gruppo, di una specializzanda del gruppo del professor Poggioli, e quello che emerge è, da questa, semplicemente per farvi vedere come nella nostra realtà il 90% delle donne partorisce, più del 90% delle donne partorisce mediante taglio cesareo. I pochi casi di parto vaginale in realtà si riferiscono a esperienze, diciamo, siccome è una corte che va da un periodo dal 2004 al 2020, i parti vaginali in realtà sono soprattutto, si riferiscono ai primi anni di questa corte. E un altro aspetto che mi preme sottolineare è questo, cioè che nella nostra realtà in più del 70% dei casi il chirurgo è sempre presente in sala operatoria quando la donna viene sottoposta a taglio cesareo, ed effettivamente i tempi di un taglio cesareo
In questi casi prevedono una laparotomia longitudinale che ovviamente al di sopra di quella che è la cicatrice che la donna già presenta, dopodiché interviene il ginecologo che fa in realtà sull'utero un'incisione trasversale e successivamente dopo l'estrazione del feto e la chiusura dell'utero di nuovo il chirurgo presente in sala operatoria se necessario controlla lo stato di salute delle anse e quindi poi si procede successivamente alla richiusura della laparotomia. Quando facciamo il taglio cesareo in una donna che è stata sottoposta a una pouch? E il taglio cesareo viene fatto tra 38 e 39 settimane di gravidanza, sostanzialmente come in una qualsiasi donna, come in qualsiasi caso di taglio cesareo programmato che non richieda un'anticipazione del parto se non per altre indicazioni ostetriche. Ecco, un aspetto che mi preme sottolineare, visto che abbiamo visto che la maggior parte delle donne molto probabilmente partorirà mediante un taglio cesareo, è quello che oggi si tende a incoraggiare, quello che viene definito skin to skin, che è un contatto precoce, pelle a pelle, tra la madre e il neonato, che di solito viene effettuato in sala parto una volta che è nato il bambino, anche in sala operatoria. Lo skin to skin è questo contatto precoce, madre-bambino, si è visto che viene oggi raccomandato perché si è visto che ha degli effetti molto positivi per la salute del neonato e anche per la relazione che viene creata tra la madre e il suo bambino. Stabilizza la respirazione e migliora l'ossigenazione del neonato, riduce il rischio di ipoglicemie, riduce il rischio di ipotermia nel neonato, regolarizza il battito cardiaco, la pressione sanguigna, facilita l'attaccamento al seno e quindi promuove l'allattamento e anche pare dei benefici sullo sviluppo cerebrale del neonato. Ecco che oggi possiamo mandare, questo è possibile anche in caso di taglio cesareo e anzi viene fortemente raccomandato e credo che possa essere comunque un messaggio positivo per le donne che appunto in gravidanza che magari dovranno comunque partorire attraverso un taglio cesareo, ma non viene a loro, diciamo, non vengono private della possibilità di questo primo contatto pelle a pelle che, come abbiamo detto, ha molteplici effetti positivi, non solo per il bambino, ma anche per la madre. Vi faccio vedere il video che dura qualche minuto e con questo poi ho concluso. Qui vedete, questo è quello che succede, è un taglio cesareo normale. Si attende oggi, si tende a clampare il cordone ombelicale dopo circa un minuto se il bambino sta bene dall'estrazione perché questo facilita il passaggio delle cellule staminali al feto attraverso la placenta. Come avviene sempre, poi il bambino che nasce da taglio cesareo viene valutato esatto, dall'ostetrica, viene così aspirato, vengono aspirate le prime vie aeree, poi viene riscaldato, viene messa la berrettina per evitare che ci sia una dispersione di calore, anche perché in sala operatoria a volte la temperatura non è quella proprio della sala parto. L'ostetrica porta il bambino alla mamma e nel frattempo i chirurghi stanno continuando l'intervento, in questo caso di chiusura dell'utero, e non sono assolutamente disturbati dal fatto che appunto avvenga questo primo contatto tra la mamma e il bambino. Ovviamente c'è sempre l'assistenza dell'ostetrica, è chiaro che questo è possibile quando la donna è sveglia, ma ormai tutti i cesarei, anche nelle pazienti con pouch o comunque vengono eseguiti con anestesia loco regionale. Vedete che si promuove l'attaccamento al seno.
E questo è quello che succede in sala parto dopo un parto vaginale spontaneo. Quasi finito. Intanto i chirurghi, come vedete, fanno le loro cose. Va bene. Ok, direi che è tutto. Grazie. Grazie Giuliana. Adesso non ci sono domande dal web, ti dico, quindi adesso facciamo sempre solo parti cesarei. Praticamente sì. Questa è l'indicazione, giusto? Questa è l'indicazione, però io credo che la paziente motivatissima, che magari ha già partorito, penso che si possa discutere, ci si possa mettere in casi particolari attorno a un tavolo e valutare effettivamente quali sono i rischi se una donna è molto decisa a voler partorire per via vaginale. Però è chiaro che in questo momento la raccomandazione più forte è quella. Però penso che valga la pena discuterne anche con le donne, ecco, coinvolgerle in questa decisione. Come sempre bisogna coinvolgere il paziente. Grazie ancora Giuliana, andiamo oltre. Chiamo il professor Pironi che ci parla di gestione del deficit nutrizionale, alimentazione e post chirurgia. Grazie. Bene, buonasera a tutti. Ringrazio per l'invito a partecipare a questo veramente interessante congresso. Allora, mi è stato chiesto di parlare della gestione nutrizionale. Partiamo dalla fase dell'intervento. Allora, per la fase dell'intervento si divide dal punto di vista nutrizionale in una fase preoperatoria che va dai 10 giorni prima dell'intervento all'intervento, nei 2 giorni, il giorno precedente e quello dopo l'intervento, e quella postoperatoria altri 10 giorni post intervento. Quindi a noi cosa interessa? Interessa di questa fase tutto, ma in particolare la nutrizione nella fase preoperatoria. Perché ci interessa? Perché è chiaramente dimostrato che in base al grado di malnutrizione presente nel momento nel quale il paziente affronta l'intervento, vi è una correlazione con il rischio di complicanze postoperatorie e la durata di degenza. Si vede chiaramente come laddove il rischio di malnutrizione o la malnutrizione sia di grado moderato o elevato, aumenti progressivamente il numero delle complicanze postoperatorie e la durata di degenza. E poi successivamente è stato chiaramente dimostrato che soprattutto se quando c'è una malnutrizione di grado severo, un supporto nutrizionale, una terapia nutrizionale per almeno 7 giorni prima dell'intervento riduce questo rischio di complicanze e riduce significativamente la durata di degenza. Quindi c'è il rischio e c'è anche la prova che la terapia possa ridurre questo rischio. Quindi le linee guida dicono chiaramente che la nutrizione perioperatoria nei pazienti, in particolare con malnutrizione grave, deve essere effettuata una terapia nutrizionale preoperatoria per almeno 7 giorni, che questa terapia nutrizionale debba avvenire ovviamente, se possibile, per via orale o via enterale, e quando questo non è possibile è giustificato fare una nutrizione di tipo parenterale. Ma perché bastano 7 giorni se abbiamo una malnutrizione di grado severo per ridurre il rischio di complicanze e la durata di degenza? E basta guardare questo studio, piuttosto datato, ma è proprio su pazienti con malattia infiammatoria cronica intestinale in fase acuta. Vedete queste linee? La linea blu esprime la massa proteica corporea, quindi ciò che ci interessa dal punto di vista funzionale di difesa dell'organismo dall'infezione, per esempio. E in 7 giorni questo deficit di proteine che migliora pochissimo. Quello che migliora invece parecchio in 7 giorni sono tutti gli indici di funzionalità muscolare e rappresentano poi gli indici di funzionalità dell'organismo. Possiamo tradurre questo anche con un miglioramento, per esempio, della funzionalità del sistema immunitario. E questo ci spiega, ci fa capire come 7 giorni di terapia nutrizionale siano
sicuramente un buon approccio per ridurre il rischio di complicanze post-operatorie quando c'è una malnutrizione grave. E oggigiorno il concetto si è allargato al concetto non solo di nutrizione preoperatoria, ma di preabilitazione prechirurgica, ovvero quella sinergia che possiamo trovare tra un miglioramento dello stato di nutrizione, l'esercizio fisico, l'ottimizzazione della terapia farmacologica e tecniche di rilassamento, che tutti assieme comportano un miglioramento delle condizioni del paziente per prepararlo ad affrontare al meglio l'intervento chirurgico e ridurre il rischio di complicanze post-chirurgiche. È chiaramente dimostrato che l'esercizio fisico preoperatorio, è stato dimostrato in chirurgia addominale e anche cardiaca, riduce le complicanze post-operatorie, la riduzione della durata di degenza, quindi si aggiunge questo effetto, quello della nutrizione, e perché questo ovviamente ottenga dal punto di vista dell'esercizio fisico non bastano ovviamente 7 giorni, ma bastano 4, ci vogliono 4-5 settimane. Quindi questo è il primo messaggio: mettere il paziente in buone condizioni di nutrizione, in buone condizioni fisiche, prima di affrontare l'intervento, ovviamente quando questo è un intervento programmato. Da qui andiamo al dopo l'intervento. Dopo l'intervento abbiamo le due fasi: abbiamo la fase della ileostomia di protezione e la fase invece dopo ricanalizzazione. Per affrontare gli aspetti nutrizionali partiamo per un minuto da quello che è la normalità dell'assorbimento del microbioma intestinale. Noi abbiamo un intestino tenue, che è quello deputato all'assorbimento delle sostanze nutritive contenute negli alimenti, che ha una lunghezza che va da 3,85 m a 4,15 m. Bastano 100-150 cm di questa lunghezza per assorbire dopo un pasto tutti i nutrienti contenuti nel pasto, ad eccezione del 50% del magnesio, di tutta la vitamina B12 e dei sali biliari, che vengono assorbiti invece negli ultimi 100 cm dell'ilio. Il magnesio viene assorbito, oltre che negli ultimi 100 cm, anche nel colon. Quindi, mentre il colon è deputato all'assorbimento ovviamente di gran parte dell'acqua, di gran parte dei sali minerali, in particolare il sodio, e grazie all'azione dei batteri presenti nel colon produce gli acidi grassi a catena breve che entrano nell'organismo e forniscono quotidianamente nel soggetto sano dalle 100 alle 150 calorie di cui noi abbiamo bisogno. Nella fase della ileostomia di protezione ovviamente viene a mancare una parte dell'ilio terminale, tutto il colon, e vengono a mancare ovviamente anche l'azione dei batteri, quindi la produzione delle calorie. Quindi vengono meno l'assorbimento di una serie di sostanze che si traduce grossolanamente in un aumento ovviamente del volume fecale. Abbiamo visto prima nella diapositiva precedente che il volume fecale normalmente è tra 100 e 200 grammi al giorno, qui siamo tra le 700 e 1200 millilitri al giorno in condizioni diciamo standard. Dopo la ricanalizzazione recuperiamo parte dell'assorbimento dell'ilio che era venuto a mancare nella fase defunzionalizzata perché apparteneva alla pouch affondata, rimane comunque il quadro del colon che non è più presente e compare una novità, la crescita a livello della pouch di batteri che appartengono prevalentemente a quelli del colon, di questo se ne è già parlato. In queste condizioni, quando tutto va bene, le perdite fecali sono attorno ai 600-700 ml al giorno. Le conseguenze nutrizionali di tutto questo, nel 1991, le abbiamo studiate assieme a Poggioli, e questa è una prima casistica fatta allora, vi porto questi dati: 36 casi di ileostomia di protezione, 18 casi di pouch ileanale funzionante, nessuno con pouchite. E dal punto di vista nutrizionale osservamo la malnutrizione in circa il 30%, 40% dei casi, oltre il 40% dei casi di pazienti nell'ileostomia di protezione, un po' meno ovviamente dopo la ricanalizzazione. Come vedete, il quadro peggiore era quello della frequenza di disidratazione, oltre l'80% nell'ileostomia, deficit di sodio, di magnesio, e via via vedete complessivamente altri deficit nutrizionali, ovviamente in percentuali relativamente minori, e quindi sta a significare che ovviamente una buona percentuale di pazienti
non ha tutte queste alterazioni, solo in una piccola parte può comparire. Le più frequenti ovviamente sono queste che vedete: malnutrizione calorico-proteica, disidratazione, deficit di sodio e di magnesio in particolare. In letteratura poi ci sono altri dati nei pazienti con pauci ileonali che mostrano circa un 20-30% con un modesto malassorbimento di grassi e sali biliari, la comparsa di litiasi biliare in un 30-35% renale nel 30-35% dei casi, osteoporosi nel 30% e così via. La litiasi renale è un aspetto che anche allora studiamo, già allora, per vedere quali erano i fattori di rischio per la litiasi renale, e vedemmo che ovviamente la riduzione del volume urinario, quindi legato alla disidratazione, così come l'aumento degli ossalati e degli urati, che erano quelli che sono quelli che favoriscono, sono fattori favorenti alla comparsa di litiasi. Al tempo stesso, nei pazienti può venirsi a verificare una riduzione di quelle sostanze che impediscono la formazione di calcoli a livello renale, come i citrati e il magnesio, appunto. In totale osserviamo come nella paziente con pauce ileonale vi era la presenza di cristalli di ossalato e di urato di calcio nel 30%, che pian piano si aggregavano in forma di aggregati in un 11% dei casi. In totale il 12% dei pazienti aveva calcoli prevalentemente di tipo di ossalato. Questo dato a livello renale ci introduce un altro aspetto importante, quello che abbiamo già visto, la disidratazione. La disidratazione nel paziente con ileostomia di protezione può avvenire se non ben trattata, e quando è una disidratazione importante ovviamente può determinare episodi ripetuti di insufficienza renale acuta. Insufficienza renale non perché vi è un danno renale, si chiama di insufficienza renale prerenale, cioè dipende da fattori che precedono il rene, quindi dipendono appunto dalla disidratazione, dalla scarsa irrorazione a livello renale. Nei pazienti con paucia funzionante, ovviamente, vi può essere un rischio invece di una disidratazione di grado moderato, che a sua volta può facilitare la comparsa di litiasi renale. Entrambi gli aspetti, se protratti nel tempo, possono invece essere l'anticamera di un'insufficienza renale cronica, ovvero di un danno renale vero e proprio. Cosa fare? Il primo aspetto fondamentale è il monitoraggio del bilancio idrico. Spetta al medico e agli infermieri istruire il paziente come misurare il bilancio idrico. Vedete, si tratta di valutare quotidianamente i liquidi introdotti sotto forma di bevande o di infusioni endovenose, i liquidi persi come volume della stomia e volume urinario. Spetta al paziente essere compliante ed eseguire ovviamente regolarmente queste valutazioni. La idratazione, quanto bere? Ovviamente il messaggio di base è circa 2 litri al giorno di acqua medio minerale e di soluzione reidratante orale secondo la formula dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. È una formula particolare di sali e glucosio che facilita l'assorbimento di sodio e acqua. Nota però che in alcuni casi invece il messaggio è il contrario: attenzione, limitare l'idratazione orale perché comporta un aumento paradosso di perdite di acqua e sali, ma sono casi molto limitati e questi vengono identificati dal medico, il messaggio viene passato dal medico al paziente. Evitare comunque in termini qualitativi le bevande troppo concentrate, iperosmolari, tipo i succhi di frutta, perché richiamano a loro volta acqua dentro l'intestino, e le bevande povere di sali, come erroneamente noi pensiamo che le bevande reidratanti per sportivi tanto pubblicizzate aiutano a idratare, in realtà sono poverissime di sali e come tali rischiano di richiamare sale dall'organismo dentro all'intestino, perché loro sono in effetti poveri di sale, quindi per riequilibrare viene richiamato sodio dentro l'intestino e viene a sua volta richiamato ulteriore acqua. E poi bibite e bevande gassate, birra e bevande alcoliche. L'idratazione endovenosa è l'altro aspetto che viene a compensare quando l'idratazione orale non è sufficiente, viene fatta in quantità e qualità in base al bilancio idrico e alla funzione intestinale. La necessità di idratazione endovenosa pone di per sé automaticamente, se questa necessità è cronica, la diagnosi di insufficienza intestinale, che fortunatamente in questi casi è sempre una fase transitoria
irreversibile, la dilatazione endovenosa che viene fatta attraverso via venosa periferica o via venosa centrale con soluzioni, appunto, dipende da quello che è la necessità in questi casi. Passiamo poi alla terza fase, quella una volta ricanalizzato, quello che sono le intolleranze alimentari più frequentemente riportate nei pazienti con J-pouch e ileo anale. I vari studi pubblicati in letteratura hanno evidenziato come, per esempio, gli alimenti che maggiormente si accompagnano a un aumento delle perdite, come vedete, sono i cavoli, la birra, il mais, i cibi piccanti, il latte, il pesce, vino e alcol, eccetera. Come vedete, si tratta ovviamente di percentuali che non raggiungono mai ovviamente il 100% dei pazienti, e questo testimonia come ovviamente vi sia un buon numero di pazienti che non hanno intolleranze e che possono ovviamente alimentarsi liberamente. Come agiscono queste sostanze sugli vari effetti? Gli effetti a livello del volume fecale, della consistenza del meteorismo, vedete che possono agire aumentando il volume, riducendo la consistenza, aumentando il meteorismo intestinale, e questi effetti sono stati riportati in quantità e qualità diversa a seconda del tipo di alimento in qualche modo considerato intollerante. Nei pazienti con ileostomia, anche in questo caso, sono stati riportati alcuni alimenti che aumentano il volume fecale, riducono la consistenza delle feci, aumentano il meteorismo intestinale e determinano dolore. Ma ancora ritorniamo in alimenti ricchi in fibre, in bevande alcoliche, nelle cipolle e legumi. Per contro, vi sono una serie di alimenti che sono stati riportati a aumentare la consistenza delle feci, in particolare alimenti con carboidrati complessi, amido in particolare, quindi pasta, pane bianco, crackers, patate, banane, burro di arachidi e fibra solubile, che aiutano a compattare il volume fecale. Questi sono sempre riportati dai pazienti, non vi sono in questo caso studi che confermino questo dato. Un ultimo aspetto riguarda la possibilità di ridurre le perdite intestinali eliminando gli alimenti ricchi di FODMAPs. FODMAPs ormai sono, è un acronimo assai frequentemente utilizzato e noto, che risponde a un gruppo di alimenti che sono rapidamente fermentabili nell'intestino, sono costituiti da carboidrati a breve catena e scarsamente assorbibili e che provocano o polioli tipo quelli con zuccheri artificiali che finiscono in olo tipo sorbitolo, mannitolo, xilitolo eccetera, che presenti nell'intestino provocano un richiamo di acqua, un aumento del volume del liquido intestinale. E vedete come in questo piccolo studio, in pazienti senza pouchite, l'utilizzo di questo tipo di alimentazione priva di FODMAPs abbia contribuito a ridurre il volume fecale, mentre in presenza di pouchite ovviamente nessun effetto è stato riscontrato. Quindi concludo questa mia breve relazione lasciando tre messaggi. Nella fase prechirurgica la preabilitazione nutrizionale, fisica e farmacologica è efficace nel ridurre il rischio di complicanze postoperatorie. Nella fase dell'ileostomia di protezione è fondamentale il mantenimento dello stato di idratazione. Nella fase della pouch ileoanale funzionante, interventi dietetici e nutrizionali possono migliorare la funzionalità dell'intestino e consentono di mantenere un normale stato di nutrizione dei pazienti. Grazie per l'attenzione. Grazie Loris per la precisione, la rapidità e per averci dato degli spunti importanti. C'è qualche domanda dal pubblico? Ecco qui, ottimo, finalmente. Se no ci addormentiamo. Data l'ora forse. Sì. No, non ci sento. Acceso, ok. Ha parlato molto bene della malnutrizione precedente all'intervento. Spesso i pazienti arrivano
molto provati, ma post-operatorio, soprattutto passata la fase dell'astomia in cui il paziente oggettivamente riprende a mangiare quasi tutti i cibi, facendo solo attenzione ai cibi che possono occludere l'astomia. Come può avvenire lo svezzamento della pouch, visto che l'incontinenza è la questione principale? Molto spesso si viene detto eliminare o evitare le fibre. Allora, quello che vi ho fatto vedere sono gli alimenti che più frequentemente sono stati riportati dai pazienti come alimenti che determinano un peggioramento dell'alveo, quindi delle perdite fecali. E d'altra parte una lista di alimenti che aneddoticamente sono stati riportati, ma questo succede nella pratica ambulatoriale, corrisponde. I pazienti dicono, se quando consumo quegli alimenti vedo che le feci sono un po' più compatte. Non ci sono, sulla base dei dati della letteratura, delle indicazioni che ci consentono di dire devi mangiare in questo modo. Tuttavia, abbiamo sufficienti informazioni, dal mio punto di vista, e quindi vi do il parere degli esperti, ecco, non c'è la linea guida studi randomizzati e controllati. Abbiamo comunque la possibilità di costruire una base di alimentazione da utilizzare quantomeno in una prima fase, sulla quale poi attraverso il counseling nutrizionale, il counseling dietetico, aiutare il paziente a introdurre i nuovi alimenti. Questo è sicuramente la pratica migliore da seguire. Bene, grazie Loris. Andiamo avanti e adesso chiamo la dottoressa Alessandra Tongiorgi, che ci parlerà appunto del supporto psicologico nei pazienti pre e post chirurgia, un tema estremamente importante. Buonasera a tutti. Mi fa piacere raccontarvi un po' di cose messe insieme, vabbè, un po' dallo studio, dall'esperienza di tanti anni, ma anche da un gruppo di lavoro del Consiglio degli Psicologi della Toscana che finalmente si sta confrontando su cronicità all'interno di quello che è l'approccio psicologico. Quindi buona parte delle cose che vi riferisco diventeranno nel prossimo periodo materiale per formare i colleghi psicologi a questi aspetti in cui non sempre siamo formati, e soprattutto anche per sensibilizzare medici di medicina generale, chirurghi penso che ce ne sia meno bisogno, ma comunque anche le varie realtà territoriali. È sempre necessario lo psicologo? È una domanda che ci facciamo tutte le volte. Io direi in questo caso forse sì. Per fortuna abbiamo capito che la pouch non è un evento che riguarda la totalità della popolazione con malattie infiammatorie croniche intestinali, ma ansia e depressione è noto che sono fattori che peggiorano il decorso operatorio e post-operatorio, possono prolungare la degenza e quindi possono creare dei seri problemi anche medici, poi chirurgici. In più un aspetto importante che è in agguato è quello di trasformare il dolore acuto post-chirurgico, che viene sicuramente trattato e che non è un problema lì per lì, ma in dolore cronico se ansia e depressione si sommano agli aspetti della chirurgia e della malattia. Quindi noi riteniamo che una valutazione psicologica pre-chirurgica sia utile. Cosa valutiamo? I livelli di ansia, ovviamente parliamo di ansia stato, cioè l'ansia che si verifica in un momento particolare, devo affrontare una situazione molto difficile, molto particolare, quindi avrò un'ansia legata a quella situazione lì, però tutti noi sappiamo che siamo più o meno ansiosi a seconda di tratti caratteriali, quindi conviene anche valutare l'ansia tratto, non tutti affrontiamo nello stesso modo tutte le situazioni. La presenza di depressione. La depressione può essere una malattia a sé, oppure può essere legata, lo diceva prima la domanda di Noemi, a periodi anche di malattia grave. Spesso si arriva a fare questo intervento dopo un lungo periodo di malessere. La capacità di gestione dello stress, che anche questa varia a livello individuale. Le abilità di coping. Coping vuol dire la capacità, ormai si usa la parola inglese, mi scuso perché io preferisco sempre usare le parole italiane, ma qui non è possibile. È la capacità di far fronte, di saper affrontare le situazioni. La tendenza alla catastrofizzazione, pare che una serie di persone siano più propense a vedere tutto in termini negativi,
che se apparentemente questa cosa è difensiva, cioè se mi aspetto il peggio penso di essere preparato, da un altro punto di vista spesso mi lascia disarmato. Il contesto familiare e psicosociale del paziente, e ce ne stiamo rendendo conto adesso che gli ospedali non sono accessibili ai familiari per via del Covid, quanto è difficile supportare talvolta i nostri pazienti ricoverati, e l'adeguatezza delle informazioni possedute dal paziente. Qualche volta parlare con qualcuno che non è medico fa venire fuori che il paziente ha ancora tanti dubbi. Quale psicologo? Lo dicevo prima, gli psicologi della salute devono essere adeguatamente formati, non ci si improvvisa psicologo della salute, è importante, questo lo dice un trattato sul ruolo degli psicologi nella chirurgia in generale, è importante che i sistemi sanitari sappiano integrare, parlavamo di approccio integrato, ne abbiamo sentito parlare più volte, anche lo psicologo deve far parte del team, se no il modello biopsicosociale è mera teoria e niente pratica. Noi come psicologi afferenti all'associazione abbiamo nei vari centri in cui operiamo validato un semplice strumento per valutare le condizioni di un paziente che si chiama termometro del distress. Il tempo di somministrazione saranno 10 minuti al massimo, comprese le spiegazioni. In questa scala da 0 a 10 noi possiamo valutare quello che viene definito lo stress del paziente. Usiamo volutamente il termine stress perché è meno patologizzante, ma sappiamo che sopra 5 per la popolazione con IBD questo semplice strumento correla con ansia e depressione patologici. Quindi basterebbe veramente poco per valutare come sta una persona. Per me, dal punto di vista psicologico, il percorso chirurgico avviene in 4 fasi, perché in ciascuna di queste fasi penso che sia possibile attuare un particolare intervento. Uno, la comunicazione e la necessità della necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico, e i colleghi chirurghi sanno com'è difficile, sia prima i colleghi gastroenterologi che vedono l'aggravarsi della malattia del paziente, e poi insieme o spesso insieme al chirurgo per fortuna, arrivano a proporre la soluzione chirurgica. Quante volte il paziente ci dice di no in prima battuta e dobbiamo poi portarlo, no, a questa difficile decisione. La preparazione all'intervento, che è di tipo diagnostico, ma anestesiologico, preospedalizzazione, e la pianificazione. E qui di nuovo però abbiamo una persona davanti a noi che deve pianificare anche in termini personali della propria vita un intervento chirurgico. Sappiamo che un intervento chirurgico programmato è sempre da preferire rispetto a un intervento chirurgico in urgenza, da ogni punto di vista, sicuramente medico e chirurgico, ma anche psicologico. Poi la fase dell'intervento chirurgico in sé, il ricovero, la gestione del dolore e delle eventuali complicanze e il recupero post-operatorio. Bene, la comunicazione. Non affronto tutto il tema della comunicazione, ormai l'abbiamo sviscerato tutti sempre, ma su una cosa, secondo me, abbiamo cominciato a fare tutti insieme un gran lavoro. La colectomia non è l'ultima spiaggia, è un'ipotesi terapeutica. Dire la cosa così non è un cambiamento terminologico, ma è un atteggiamento diverso che serve anche a noi ad aiutare il paziente a superare le sue paure. La paura dell'intervento può portare tante volte a rinviare. Ripeto, questa è una cosa che noi, almeno nel nostro centro a Pisa, consideriamo grave, arrivare a questo intervento in urgenza, no? È una delle cose che vorremmo non avere mai. È importante veramente accompagnare il paziente a questo momento. Come prendere la decisione? Sono già intervenuta su questo, ma non mi stanco mai di dirlo. Ogni decisione fa più alternative, e ogni decisione comporta delle conseguenze. Quindi è sempre difficile prendere una decisione, io credo nella vita sempre, ma in particolare in un caso in cui si tratta di togliere una parte del nostro organismo, benché malata, fare qualcosa che è definitivo, che non è più, non si può più tornare indietro. Io dico sempre: non esiste la decisione perfetta. Vi faccio un esempio che ho già fatto, ma che mi è molto caro. Sposarsi sembra la decisione perfetta. Quanti svantaggi ci sono dopo un matrimonio? Ci si prende la responsabilità di un'altra persona, si cambia casa, spesso si segue il coniuge in un'altra città, si acquista nuova famiglia che non necessariamente la volevamo acquistare, eccetera, eccetera. Eppure ci sposiamo, perché evidentemente valutiamo che i benefici superano gli svantaggi. Ed è qui che dobbiamo aiutare il paziente, no? A capire che qualsiasi decisione comporta degli svantaggi, ma noi ci aspettiamo più benefici che danni.
Questo prevede un decisore razionale che si mette lì, pondera e valuta molto razionalmente costi-benefici. Non è sempre così. È chiaro, per poter decidere dobbiamo avere tutte le informazioni e io vedo che nelle unità operative chirurgiche, gastroenterologiche, multidisciplinari si fa molta attenzione all'informazione del paziente, ma non perché è un obbligo, ma perché sappiamo che il paziente informato collabora al processo di guarigione, di cura e di guarigione. Dobbiamo dargli le alternative possibili, spesso ce ne sono poche, ma appunto la persona che sta male, che arriva a questo intervento prostrata, anche abbiamo detto malnutrita, stanca, preoccupata e impaurita sicuramente, è un decisore razionale? Sicuramente no. Però parlavo prima del matrimonio, se decidessimo solo in termini razionali forse tante scelte non le faremmo. Per fortuna scegliamo anche in termini emotivi. Il problema vero è che una decisione di questo tipo, al contrario di quelle belle della vita come fare un figlio o sposarsi, comporta molte emozioni negative. Ecco perché uno psicologo può essere utile. Ecco perché aiutare una persona ad affrontare anche in termini emotivi quello che vuol dire un intervento di questo tipo può essere utile. E guardate, non bisogna solo però orientare questo coping, cioè questa capacità di affrontare alle emozioni, bisogna aiutare anche il paziente ad affrontarla in termini cognitivi, cioè qual è il problema, per esempio i tempi dell'operazione, chi mi aiuta quando torno a casa. Tutte queste cose sono utili anche per permettere... Io una delle cose che domando sempre al paziente ricoverato, chi l'aspetta a casa? Quando sono donne, chi l'aiuta ora che torna a casa a fare le lavatrici? No, se ci sono bambini, chi si occupa dei bambini? Sono domande non indifferenti anche per il decorso post-operatorio, perché se una persona torna a casa e non può essere aiutata e non ha un momento di riposo vero e non si può dedicare al recupero post-operatorio, forse anche gli esiti chirurgici o solleva pesi. Banalmente un bambino è un peso oltre fisico, oltre che una gioia, noi vediamo che anche il decorso post-operatorio viene alterato e allo psicologo queste cose le raccontano. Quindi prepararsi all'intervento significa anche raccogliere tutte queste informazioni sulla vita del paziente. Ovviamente la gestione dell'ansia mi ha fatto piacere vedere che il professor Pironi parlava delle tecniche di rilassamento, ne parlo anch'io dopo. La gestione dell'ansia è importante, le tecniche di rilassamento sono molto utili. Non si imparano in tre balletti, però magari se noi già lavoriamo prima per tempo e prepariamo un intervento possiamo dare qualche strumento. Le abilità di coping, soprattutto quello che conta è aiutare il paziente a essere flessibile. Più che avere la strategia in tasca, quella giusta per affrontare tutte le situazioni, la vicinanza di uno psicologo può aiutare il paziente a dire bene, ogni volta che c'è un problema ci sediamo lì e capiamo come affrontarlo, cercando tutte le volte anche di tener conto delle emozioni. Guardate, in quello termometro del distress c'è la paura nella chirurgia è una delle emozioni più crocettate. E la cosa più importante è la capacità di comunicare le emozioni. E questo è un esercizio che con lo psicologo si fa sicuramente. Io non mi stanco mai di dire che si devono comunicare anche ai familiari, agli amici, a chi ci vuole bene, no? Quindi il comunicare le emozioni non è solo rivolto allo specialista. Bene, accettare l'idea dell'astomia. Sappiamo che in questi casi è un'astomia temporanea, ma il rifiuto dell'intervento spesso è un rifiuto, anche se temporaneo, dell'astomia. Non è così scontato, il famoso sacchetto, si chiama ancora sacchetto per la maggior parte dei pazienti, è qualcosa che li fa dire subito no. Quindi noi abbiamo visto che tante volte su questo c'è bisogno di un intervento. Quando sentono parlare, io sono entrata in camera di un paziente che non sapevo che cosa doveva fare, sono andata a conoscerlo e lui mi ha detto: lei è venuta a parlarmi dell'astomia? Io veramente non, cioè è stato questo l'approccio, l'hanno mandata a convincermi, no, anzi, la frase era, l'hanno mandata a convincermi, quando ho detto sono la psicologa del reparto, eccetera, eccetera, che io devo portare una stomia, dissi, guardi, no, sono arrivata per conoscere, per dirgli che ci sono. Ecco, questo è stato l'approccio 10 giorni fa. Quindi è un pensiero che fa molta paura. Quindi tante volte, per fortuna, in caso di interventi programmati, abbiamo tempo. Questa è una cosa che ho trovato recentemente in un articolo scientifico e mi è sembrato molto interessante. Un intervento focalizzato sulle aspettative, cioè indagare quali sono le aspettative del paziente rispetto alla pouch e ai risultati che darà poi la pouch nella sua vita, aiutarlo sia a non prevedere cose negative,
sia a incoraggiarlo a elaborare un progetto suo realistico rispetto a quelle che sono le aspettative sulla pouch. Guardate, quando parlavamo di pazienti informati, i pazienti vanno in internet, quindi anche capire quanto e cosa il paziente ha raccolto di informazioni che contribuiscono poi a formare le proprie aspettative su cosa sarà il dopo è molto importante e sono cose da raccogliere sicuramente nella fase preoperatoria. Questo approccio mi è sembrato molto interessante perché è molto puntuale e poco dispendioso in termini di energie, prevede due colloqui individuali di 50 minuti e tre telefonate di 20 minuti, di cui una post-intervento. Capite bene che una cosa così è gestibile anche con le poche forze psicologiche che ci sono nelle gastroenterologie o nelle chirurgie. Fase 2, la gestione dell'ansia, l'abbiamo detto, l'ansia preoperatoria è molto alta, ma anche nella gestione del decorso post-chirurgico, la paura delle complicanze, il dolore, eccetera, eccetera. Le tecniche di rilassamento sono efficaci e anche la mindfulness. La mindfulness purtroppo non è una cosa che si improvvisa, ci vuole un corso, va imparata per bene e non tutti poi sono propensi a intraprendere un percorso impegnativo. La degenza. Pur essendo migliorate moltissimo le condizioni di degenza, sono molto brevi, il trattamento del dolore è molto efficace. Io lavoro in un reparto in cui i pazienti si autosomministrano l'antidolorifico, quindi c'è una gestione anche autonoma, no? E molto efficace del dolore, ma credo che insomma, sia la prassi diffusa dovunque ormai. Non sempre è semplice. Ieri proprio parlavo con una signora che mi ha detto: io sono ora in questo momento è così acuto il problema, no? Sono terrorizzata perché mio marito non mi possa stare accanto. No? Quindi questo è un momento in cui si vede ancora di più, però è anche vero che la degenza è caratterizzata da un ruolo marginale dei familiari per motivi ovvi dei reparti. Quindi sicuramente va affrontata. Il dolore è un aspetto importante. Io vengo spesso chiamata dal mio chirurgo che mi dice: cerchi di capire se questo dolore è un dolore veramente provato o questa persona è terrorizzata, per cui anche un dolore, tra virgolette, normale, post-operatorio, dovuto insomma, alle fasi di recupero post-operatorio, non è amplificato dalla paura, dall'ansia, dai pensieri che uno ha. E spesso lavorare insieme è servito a capire quando è il caso di approfondire e di indagare il perché di questo dolore, quando invece il dolore era semplicemente una grande paura da parte del paziente. Quindi abbiamo fatto questo lavoro insieme ed è stato molto utile. Voi sapete che nel dolore la componente soggettiva è elevatissima e quindi è molto importante che chi si occupa di aspetti psicologici possa dare una mano a valutarlo. Quindi insomma, gli studi ci sono e gli interventi funzionano anche nella gestione del dolore. Affrontare le complicanze. Tutte le volte che c'è una complicanza il paziente va giù. No, è preparato, affronta l'intervento, sa tutto, eccetera, eccetera. Sulla complicanza spesso i pazienti ci crollano. Io mi sono domandata tante volte che dobbiamo fare, non possiamo fare l'elenco delle complicanze se non quelle più gravi, cioè va messo, insomma, sicuramente nell'informativa e nelle informazioni che vengono date si parla anche di complicanze, ma se noi focalizzassimo tutta l'attenzione del paziente sulle complicanze scapperebbero tutti, credo. Quindi capisco che si faccia un lavoro di informazione, ma non di terrorismo psicologico. Qui è importante aiutare il paziente ad affrontare il piccolo momento di difficoltà, il reintervento, il prolungamento della degenza, la terapia in più. E sicuramente io ho visto che l'intervento di uno psicologo può essere utile. Il recupero post-operatorio, e qui sembra che la psicologia positiva è quella che ci aiuta di più. Quindi ottimismo, buona gestione dell'ansia e dello stress, un progetto personale, l'aspetto di impegno. Com'è importante la nutrizione anche in questo? Perché il paziente sente che si deve impegnare in un progetto. Io su questo lo dico sempre, che è l'idea che il paziente ha di poter controllare in qualche modo l'incontrollabile. E si impegnano tanto. L'attività fisica, diceva il professor Pironi, certo, tutto questo io li vedo qualche volta che quando le degenze si prolungano camminano nei corridoi per cercare di rimettersi subito in moto, no? E sicuramente questo dà un senso di protagonismo nel percorso di guarigione che è molto molto importante. Quindi anche qui le tecniche di rilassamento e la mindfulness, aspettate, mi sa che sono tornata indietro, no, questo ve l'ho già detto, la quotidianità con l'astomia.
Qui abbiamo un grande supporto negli infermieri stomisti che ci sono nei reparti in cui si producono tante stomie. Sapere che avranno uno specialista che risolverà loro i piccoli, grandi problemi pratici è di grande conforto, è una cosa su cui noi insistiamo molto. Poi gli infermieri stomisti vanno, fanno vedere, spiegano tutto. Alle dimissioni li mandano a casa con una sacchettata di presidi e di indicazioni, quindi sono persone molto utili nel team multidisciplinare, ma soprattutto il messaggio che lo faranno in autonomia. Questa è una cosa molto importante, perché questo rassicura tutte le persone, non essere di peso ai familiari in questa gestione di una cosa benché temporanea, ma difficile. Purtroppo non è molto facile l'accettazione, questo non è il caso di quello di cui parlavamo oggi, ma per i pazienti con stomia definitiva c'è un processo lungo e mai finito di accettazione della stomia. Quindi c'è un po' di tempo anche, uno degli aspetti su cui io, il tempo è uno degli aspetti su cui lavoro molto con le persone, è stato ripetuto più volte in tanti campi, anche in ginecologia, anche nei rapporti sessuali, il tempo ci è favorevole, quindi bisogna aiutare il paziente a capire che la prospettiva temporale è importante, cioè è vero, si fa un intervento, si fa presto a casa, ma da lì a dire mi sono adattata alla pouch, sono ritornato completamente a una vita normale, il paziente deve capire che il tempo è necessario. Se lo sa prima, se è preparato, non va in allarme 15 giorni dopo se le cose non vanno come si era immaginato. Quindi anche questa è una cosa importante, prospettare dei tempi lunghi, perché se io so quanto tempo devo avere, mi attrezzo, mi preparo, sono in qualche modo attrezzato a fare un cammino lungo. Se io devo camminare a lungo non mi metto l'infradito, mi metterò un paio di scarpe comode. Se io invece mi aspetto di fare la passeggiatina sulla spiaggia, posso andare in infradito. Ecco, non vorrei che i nostri pazienti fossero attrezzati con l'infradito, perché il percorso di ripristino e di abituazione a quello che è una situazione nuova non è così immediato. Leggevo in letteratura che il 18% delle donne e il 16% degli uomini considera la pouch un handicap sociale, quindi vuol dire che dal punto di vista psicologico ci vuole tanto tempo, e non vorrei mai che qualcuno dicesse non dovevo farlo, perché vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa anche con una pouch senza le complicanze che abbiamo sentito nel pomeriggio. Quindi avere pazienza, capire che i tempi sono necessari, senza sfiduciarsi, e soprattutto quello che io faccio spesso è ricapitolare i piccoli segnali di miglioramento, perché quando uno è disperato, è preoccupato, è angosciato, non li vede, quindi si concentra solo su tutte le cose che non vanno. Questo è un aspetto molto importante, si può avere pazienza se io sento che sto facendo un cammino positivo, se no la pazienza non ce l'ho. Ansia e pouch, la pouch qualche volta impara così bene a fare il suo lavoro che ricorda un po' il vecchio colon con la sua sensibilità, e diventa sensibile agli stati emotivi. Io devo dire che questo aspetto, oltre ad averlo poi trovato in letteratura, mi ha aperto la mente un bel focus group che abbiamo fatto insieme ai pouchisti dell'associazione, e ci siamo accorti che molti pouchisti, benché con una vita normale, serena, tranquilla, lavorativa, familiare e tutto il resto, però la loro pouch era molto sensibile agli stati emotivi. Sembra, appunto, ne parlava il professor Rizzello, che questa pouch irritabile possa essere talvolta un problema. E lì, forse come per il colon irritabile, gli aspetti psicologici sono importanti. Se io imparo un pochino a gestire le emozioni senza che loro scarichino tutta la loro tensione sulla pouch, forse mi proteggo anche da un peggioramento. Quindi vedete, la pouch irritabile accompagnata da depressione, ansia e scadente abilità di coping. Non lo so cosa viene prima e cosa viene dopo, so comunque che è un segnale che occorre lavorare anche su questi aspetti. Quindi familiari ed amici sono importanti, sono un grande supporto, lo dico sempre e lo ripeterò a costo di annoiarvi un'altra volta, chi ci sta accanto può capire le cose pratiche, ma non può capire i nostri stati d'animo se non glieli raccontiamo. Quindi raccontate, parlate con chi vi sta accanto di come vi sentite, di cosa vi preoccupa, del perché siete un po' giù in certi giorni, perché nella mente non legge nessuno, nemmeno uno psicologo, men che meno una persona che ci sta accanto. Quindi è importante che noi riusciamo a far capire a chi vive insieme a noi, a chi lavora insieme a noi, quali sono i nostri sbandamenti anche nel tono dell'umore. Ma è importante proprio per questo riprendere il più presto possibile a fare una vita normale.
Piccola parentesi finale su questo, con l'associazione abbiamo fatto amici, abbiamo fatto un'ottima esperienza che è quella dei gruppi di supporto. Ci sarebbe piaciuto, e lo ripeto qua, magari viene fuori un'idea, fare anche dei gruppi di supporto per chi deve, per chi già, per chi è nella fase transitoria fra i tre interventi, che in qualche modo ha a che fare con la pouch. Pensiamo di rilanciare i nostri gruppi da gennaio in poi. Io sarei proprio disponibile, io e i miei colleghi, ho dei colleghi psicologi bravissimi che da anni lavorano su questo, proprio un gruppo in cui ci possiamo confrontare, io che non la devo ancora fare con chi l'ha già fatta con i piccoli disturbi, appunto con tutta l'emotività che la pouch registra, e potrebbe essere un'esperienza interessante. Abbiamo fatto fatica perché è un tema di cui non si parla volentieri, quindi ancora forse dal punto di vista psicologico dobbiamo fare tanto, forse possiamo chiedere ai nostri paucisti molto esperti che siedono qua e che in associazione sono molto impegnati, magari se la vogliamo rilanciare questa idea. E quindi su questo io un po' vi lascio per l'idea che il confronto con chi vive e ha vissuto questa esperienza sotto la guida di uno psicologo, non mi stanco mai di dirlo, perché altrimenti diventano il muro del pianto e ci lamentiamo e basta, mentre invece la presenza di uno psicologo serve a spostare in termini positivi la chiacchierata, può essere, secondo me, di grande aiuto. E insomma, io ci terrei a far partire anche questa esperienza. Grazie. Grazie. Ci sono delle domande, un tema interessantissimo, sarebbe da parlarne una giornata intera, dal web non arrivano. Vai Concetta. Sì, mi sentite? Sì, buonasera dottoressa Tangiorgi. La mia più che una domanda era un appello, può venire a lavorare nel reparto di chirurgia del Sant'Orsola? Lo dico perché Poggioli è già andato via. No, però mi veniva da pensare, lei adesso ha detto insomma di fare gruppi con i pazienti. E io ho avuto il ricovero l'anno scorso in pieno insomma lockdown, quindi ero ricoverata da sola senza i familiari, mi aggrappavo con le unghie e i denti alle visite che mi venivano a fare i due signori là al tavolo, e poi per il resto ero da sola con i chirurghi. Vorrei dirti che sei stata la prima che sono venuta a trovare appena tornato dal Covid. Lo so, me lo ricordo. Sì, non ti ho risparmiato, ecco, mi sono aggrappata lo stesso. No, però ammetto che sì, in questi anni si è parlato tanto di psicologia, di approccio psicologico da parte dei medici, dei chirurghi verso il paziente. Io sinceramente sono rimasta un po' delusa negli ultimi anni. Forse invece non so più che andare avanti, si sta tornando indietro, non lo so, c'è stato un periodo in cui mi sembrava anche a me che ci fosse un po' più di luce, insomma, da questo punto di vista. Però, non so, mi sono resa conto che invece, non so se anche il lavoro del medico è cambiato, sono più stanchi, più stressati, forse anch'io sono finita di nuovo in reparto in un periodo per loro durissimo. Però, beh, io egoisticamente dico sì, però la paziente ero io. Cioè, è logico che capisco anche loro che hanno passato, e poi ho avuto anche le testimonianze, però purtroppo sì, ho visto, non so, un approccio alla chirurgia, ecco, veramente quasi a volte da crearmi ancora più ansia di quella che avevo già io da paziente che doveva essere per forza operata, ecco tutto qua. Allora, io devo dire, sono stata invitata dai chirurghi qua, quindi questo è un buon segno, no? I chirurghi, il gruppo, ora... Professor Rizzalo, quindi vuol dire che interesse a questo loro ce l'hanno. Gli ultimi due anni sono stati anni un po' particolari, credo che il professor Rizzalo in prima persona ce lo possa confermare. Insomma, non tariamo tutto sugli ultimi due anni, perché gli ultimi due anni sono stati, ve lo dicevo, ora ricoverare una persona ora è un disastro, e per fortuna si fanno gli interventi, perché c'è stato un periodo in cui non abbiamo più fatto niente, no? Eravamo paralizzati, quindi per fortuna siamo andati avanti, stiamo lavorando in condizioni non facili. Io credo che bisognerà, ora le linee guida, la consensus l'abbiamo fatta, abbiamo mosso tanto, ora l'associazione ha anche strumenti di pressione, si stanno facendo i PDTA regionali, dappertutto c'è scritto che ci vuole lo psicologo, ora bisognerà che le regioni mettano mani al portafoglio e li assumano questi psicologi. Io francamente resterei volentieri a Pisa, che mi basta quello che faccio, no? Anche se vi dico, l'offerta che posso fare è tramite l'associazione, è vero, sono gruppi a distanza, però almeno questo facciamolo. Io credo che sia un'esperienza positiva, abbiamo cambiato presidente, ma l'entusiasmo sui gruppi è rimasto identico, passato da Enrica a Giuseppe, non abbiamo cambiato, li facciamo.
Credo che ora il prossimo passo per l'associazione sarà dire allora, insomma, abbiamo fatto tanto, facciamo. È che in questo momento se si va a parlare di spese nelle regioni, non lo so, qua in Emilia Romagna, in Toscana, hanno già cominciato a dire che bisogna risparmiare perché per il Covid si è speso troppo. Quindi non avremo tempi molto gioiosi, però sta anche all'associazione qua premere e chiedere. Io credo che se i colleghi bolognesi avessero uno psicologo sarebbero più che contenti. Il problema è che non ce l'hanno, perché nessuno glielo dà. Sbaglio? No, mi sa che ne abbiamo bisogno, io e lui. Lui forse più di me. Io posso, grazie. E, Concetta, voi avete un'altra figura che vi sta moltissimo a fianco e che spero, Salvo, che la prossima volta venga a fare da relatrice, che è l'infermiere, che molto vi sta a fianco. Noi dobbiamo valorizzare anche queste figure perché fanno veramente tanto per voi. E un applausino agli infermieri glielo farei, perché tre sono qui. Però ci tengo a dire che l'infermiere non può fare lo psicologo. No. Nessuno può fare lo psicologo, nessuno. Il medico dovrebbe avere però delle doti di psicologia, e quindi forse quelle che un pochino mancano spesso nelle parti di chirurgia, questo può succedere, certo. Poi io credo che lei faccia riferimento a un periodo in cui credo che i medici fossero veramente alla frutta, come lo sono, come lo stiamo ridiventando ad essere adesso, perché tanto siamo di nuovo sotto pressione, e credo che negli ultimi 2 anni si sia lavorato una media di 12 ore al giorno, senza riposi, senza recuperi, e io penso che questo sia uno dei motivi principali. Poi dopo, è chiaro, l'esperienza di una paziente non fa esperienza globale, può succedere un frangente, ci può essere poco feeling con qualche medico, probabilmente tu hai vissuto particolarmente male perché stavi particolarmente preoccupata e quindi non hanno saputo tranquillizzarti, io credo che questo però... Però c'è un team, diciamo che c'è sempre qualcuno che ti può intervenire a salvare in calcio d'angolo. Ma senso... mi sono aggrappata nel vero senso della parola. Sì, lo so, lo capisco, ma insomma questa è un'esperienza, io penso, sono d'accordo con la dottoressa, i psicologi, abbiamo un po' meno infettivologi, un po' più psicologi sarebbero utili, anche per il Covid, un po' meno infettivologi e un po' più psicologi avrebbero aiutato anche durante il periodo del Covid. Non solo per i pazienti, ma anche per i medici e i psicologi, perché rendetevi conto che abbiamo passato 2 anni chiusi dentro e non avevamo, sì, avevamo la fortuna di poter uscire di casa, ma quando uscivamo non tornavamo più, rischiamo di non tornare per 2 o 3 giorni, quindi, e qualcuno ha rischiato di non tornare proprio, e quindi immagino ha rischiato, non detto che rischia, quindi credo che sia stato un periodo particolare, tu l'hai beccato in pieno, spero che non sia così sempre, almeno i nostri pazienti, che poi vengono, sono sempre gli stessi che passano dal nostro reparto a quello di chirurgia e poi ritornano da noi, non ci hanno riferito questo disagio frequentemente, per cui qualche volta capita, sicuramente dipende molto dalle persone, sicuramente però è il problema è di organizzazione generale, la figura dello psicologo da noi non esiste. Praticamente esiste, viene raramente disponibile, raramente, e quindi lì che bisogna lavorare. Voi associazioni cosa dovete fare? Dovete lavorare proprio su quello. Dovete andare a chiedere, quando parlate col ministro o col sottosegretario o con la senatrice, quei soldi lì che danno, fate investire in questo, anche in questo settore, perché noi ne abbiamo bisogno anche noi, per noi è fondamentale. Ovviamente investendo non a pioggia su tutta l'Italia, perché questo non va fatto, perché poi i centri che fanno un certo tipo di lavoro sono pochi, quindi investendo miratamente dove ce n'è bisogno, più bisogno, dove c'è più pazienti che vengono sottoposti a intervento chirurgico anche, e devono portare la stomia, magari ci si rivolge più a quelli, specie pazienti giovani come siete la maggior parte di voi, perché sono patologie che interessano i giovani. Io credo che sia questo il modo di vedere le cose. Grazie. A questo punto ringrazio tutti e chiamo Giuseppe, dov'è? Coppolino, eccolo qua. Giuseppe, di 2 parole di chiusura. Grazie. Allora, innanzitutto volevo dire che... Innanzitutto volevo dire che dalla giornata di oggi usciamo con un messaggio
di grande fiducia, di grande speranza, nel senso che ripercorrere questi 40 anni, vedere da dove siamo partiti, vedere dove siamo oggi, soprattutto a livello di qualità della vita, ci può porre una prospettiva nei prossimi 10, 20, altri 40 di grande ottimismo, no? Non rinuncio. E volevo prendere spunto anche da quelli che sono stati i temi che sono usciti oggi, per dire che prima parlavamo anche con il professor Poggioli mentre usciva, e abbiamo pensato che sarà molto utile, e soprattutto per voi, per chi vuole interagire con le proprie domande, con dubbi di qualsiasi genere, anche molto pratico, come abbiamo visto oggi che sono venuti fuori, anche a livello di nutrizione, di supporto psicologico e via dicendo, impostare degli incontri brevi di un'ora, monotematici, ovviamente sempre sull'argomento pouch, sul mondo pouch, ma che vadano a focalizzarsi su temi molto specifici, in modo tale che il tema continui, rimanga caldo, no? E possa essere affrontato anche nei prossimi mesi in maniera strutturata e importante. E poi ci sono alcune persone che voglio ringraziare ancora, io sono qua dei ringraziamenti, abbiate pazienza, ma la gratitudine è qualcosa che mi è stato insegnato anche dalla malattia. Innanzitutto voglio ringraziare, me le sono dovute segnare perché la memoria comincia a fare brutti scherzi a quest'ora, ancora le aziende che ci hanno supportato, Biogen, Galapagos e Roche, ma in generale voglio ringraziare tutte le aziende che ci supportano sempre, che ci permettono di realizzare gli eventi come questo e tutte le nostre iniziative. Voglio ringraziare FC20 e Francesca in modo particolare, che ci ha aiutato nell'organizzazione logistica di tutta la giornata e di tutto l'evento, e ringraziarli sempre anche per quello che anche loro fanno per noi quotidianamente. Voglio ringraziare Roberto e Fulvio che ci hanno affiancato tutta la giornata, anzi vorrei fargli un applauso a loro, per favore, grazie. Naturalmente ringrazio tutti i medici che hanno partecipato in qualsiasi modalità, da remoto, da presenti e lontani e vicini. Voglio ringraziare tutti i nostri volontari, voglio ringraziare tutti i nostri pazienti che ci seguono e che rappresentano il nostro entusiasmo, sono il motore del nostro entusiasmo, nonostante tutto. E infine voglio ringraziare i nostri tre fuori classe, Gilberto che ci ha già lasciato, oltre a Fernando e Paolo, per questa giornata, per come è stata organizzata e per la qualità eccellente che ci avete fornito. Vi ringrazio veramente. Grazie. Un abbraccio a tutti e un saluto a tutti, sia chi è a casa sia chi è qua. Grazie ancora. Hai avuto la pazienza.